Benvenuti, grazie per essere qua presenti. In questa, innanzitutto ringraziamo chi ci ospita, il dottor Capogreco della tenuta Il Palazzo, e siamo in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Ricordiamo, domani a mezzanotte scade, diciamo, per poi passare alla pausa di riflessione prima di questa campagna referendaria che altamente rispetto ad altri referendum, come abbiamo visto, ha tenuto veramente banco. Lo vedremo anche durante questo incontro e questo appuntamento, che è nell'ambito di tanti incontri che abbiamo avuto sulle nostre emittenti, di questi incontri referendari. Innanzitutto ringrazio per essere qua con noi il vicepresidente della Giunta, il dottore, il professor Antonio Viscomi. Ringrazio anche i giornalisti che assieme a noi andranno a capire un po' di più su questo che è un importante incontro che, ricordiamo, tutta la giornata di giorno 4 si potrà andare a votare. Ringrazio per la Gazzetta del Sud Pino Lombardo, grazie. E poi ringrazio per il Quotidiano del Sud Bruno Gemelli e per il Corriere della Calabria Antonio Ricco. Buonasera. Parto subito, parto da Bruno Gemelli, ha il microfono e possiamo iniziare questo incontro di approfondimento a quello che sarà il voto. Buonasera, grazie per l'invito. Io partirei, naturalmente i temi sono tantissimi, poi ci illustrerà il professore Viscomi. Io partirei da questa domanda. Nei giorni scorsi la Consulta ha bocciato, dimezzato la legge Maida, che poi è il cuore, o almeno tanta parte della riforma. In questa decisione della Consulta io vedo due profili. Uno di merito, su cui non mi avventuro e sarà compito del professore spiegarci il suo punto di vista, e uno di metodo. Sul metodo io faccio questa osservazione. Noto, può darsi che mi sbagli, noto che la Consulta in qualche modo si è entrata a gamba tesa a prendere una decisione ad una settimana dal voto. Mi domando cosa le ha impedito di posticipare questa decisione a dopo le elezioni. Comunque è questa la prima domanda. Sì, buonasera, grazie all'avvocato Capogreco per questo invito, grazie a voi per essere qui presenti, e cercherò subito di rispondere a questa domanda insidiosa di Bruno Gemelli. Allora, la sentenza della Corte Costituzionale riguarda una legge delega, la legge Madia, rispetto alla quale sono stati nel corso di questo inverno, sostanzialmente da gennaio ad oggi, adottati 10 decreti attuativi, e uno era in corso di attuazione, di adozione, ed era sulla dirigenza delle pubbliche amministrazioni. L'udienza di discussione di fronte alla Corte Costituzionale di questa causa, che era stata sollevata, questa questione di costituzionalità, dal Veneto, la regione, come dire, all'opposizione rispetto al governo, è stata discussa il 19 ottobre, esattamente lo stesso giorno in cui è stata discussa la legge regionale calabrese, quella del 19 ottobre. Ora, i tempi processuali hanno una loro dinamica, per cui se l'udienza viene discussa il 19 è molto probabile che nell'arco di un mese venga fuori la sentenza. Infatti il 22-23 novembre c'è stata la sentenza sulle elezioni regionali calabresi e subito dopo la sentenza sulla riforma Madia. E il problema della sentenza sulla legge Madia, che è una legge complessa, mi consente però di richiamare l'attenzione subito di tutti voi su una delle questioni centrali della riforma della Costituzione, e cioè sulla cosiddetta riforma del titolo quinto della Costituzione. Cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale? Dice molte cose. Fra quella che in questo momento mi interessa è che per fare alcune modifiche non è sufficiente raggiungere a ottenere il parere delle regioni, ma è necessario avere l'intesa con le regioni. Il parere vuol dire che io ti sento ma poi decido come,
e faccio come voglio, l'intesa invece che dobbiamo raggiungere l'accordo. Allora, questo è uno dei motivi per cui è stata abrogata la legge Madia, uno dei motivi. Se andiamo a vedere, a questo punto io userò un po' avanti e indietro, andrò con questa diapositiva che avevo preparato, come dire, con la loro sequenza. La cosa che mi interessa è appunto che nell'ambito della riforma costituzionale uno dei punti centrali è chi fa le leggi. Chi fa le leggi? Se la regione o se lo Stato. Noi siamo partiti nel 2001 e con una legislazione costituzionale che è stata sollecitata dalla Lega, in verità, in cui abbiamo diviso fra materie di competenza dello Stato, materie di competenza della Regione e materie concorrenti su materie sulle quali possono intervenire tutti i soggetti. Bene, il caso della riforma Madia è una di queste materie concorrenti in cui partecipa lo Stato, partecipa la Regione, con quale conseguenza lo stiamo vedendo ora. Per esempio, che per dettare delle norme in materia di pubblico impiego, che sono poca cosa in verità, perché le norme più importanti riguardano le società partecipate, il testo unico sulle società partecipate, oppure le norme per mandare subito via dalla pubblica amministrazione quelli trovati con le mutande a timbrare il badge o con il sacchetto di plastica per non farsi vedere dalle telecamere, è materia concorrente. E allora è proprio su questo tipo di organizzazione dei rapporti fra Stato e Regione che vorrebbe intervenire la riforma costituzionale, ridefinendo le materie che devono essere di competenza dello Stato e quindi ridefinendo il ruolo delle Regioni. E qui vorrei un attimo che voi, se vi è possibile, prestare uno sguardo a questa diapositiva. Queste che sono qui indicate sono le materie di competenza esclusiva dello Stato. Come vedete, al punto 2 ci sono le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale. Con la riforma costituzionale, la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Madia non ci sarebbe stata, perché è materia dello Stato e lo Stato decide come fare le regole omogenee su tutto il territorio nazionale. Ma potremmo continuare su questo esempio vedendo anche altri esempi. Quindi non credo che ci sia una scelta politica nella pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, perché quella segue dei tempi che onestamente prescindono dall'esito referendario. Credo però che sia uno di quei casi in cui la materia concorrente del 2001 abbia creato un po' di problemi. E allora, da questo punto di vista, nella sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Madia, personalmente trovo, come dire, utili spunti per dire: bene, ridefiniamo ciò che fa lo Stato da ciò che faranno le Regioni. E questo è uno sicuro dei punti di riforma, dei punti più importanti della riforma costituzionale. Pino Lombardo. Continuo. Sì. Vai. Continuo su chi fa le leggi. Allora, uno dei motivi della riforma costituzionale è intanto la semplificazione delle procedure e l'unicità degli atteggiamenti. Da quanto sono riuscito a capire, mi sembra però che il sistema si va ingarbugliando, intanto perché fino ad oggi noi avevamo un solo modo per fare leggi, approvare leggi, le approvavano Camera e Senato insieme, le discutevano, così via. Con la riforma, se dovesse passare alla riforma, a me sembra che ci sarebbero quattro modi per formare le leggi. Leggi approvate dalla sola Camera, leggi approvate dalla sola Camera che poi vanno al Senato, il quale può fare degli emendamenti, che la Camera può ricevere o meno, approvare o meno. Leggi che devono andare obbligatoriamente alla Camera, eccetera, eccetera. E poi c'è un fatto secondo me fondamentale: la più importante legge dello Stato, quella inerente il bilancio, viene approvata dalla Camera. È vero che viene mandata al Senato in modo, come devo dire, perché deve essere mandata, però la Camera può fare a meno di accogliere o meno le osservazioni del Senato, e in più è approvata con la maggioranza, se non ho capito male, dei presenti in aula.
non c'è una maggioranza qualificata. Non le sembra un restringimento della, come devo dire, partecipazione democratica e un tentativo di subordinare il Parlamento esclusivamente al governo, questo? Allora, anche questa è una domanda difficile, perché dobbiamo mettere tre pezzi insieme. Qual è la situazione attuale? Quale sarà la situazione futura delle leggi? Ma per risolvere il problema della situazione futura del procedimento legislativo dovremmo capire come saranno articolate le istituzioni dello Stato, no? Parto dalla situazione attuale, perché è quella che abbiamo davanti. Allora, la situazione attuale è il bicameralismo paritario o perfetto. Che cosa vuol dire? Che le due Camere fanno esattamente le stesse cose. Vuol dire che se io in Camera approvo una legge, poi va al Senato, se il Senato mi modifica una virgola torna alla Camera e così via, un ping pong che non finisce mai. Ora, personalmente ricordo con orrore una legge, la legge 223 del 91 sul sistema della cassa integrazione guadagni, che è stata discussa in Parlamento, ovviamente in due legislature diverse, per 10 anni. Perché dovevamo superare il sistema della cassa integrazione assistenzialistica che era maturata negli anni 70, nei primi anni 80, ricordate la Fiat, tutte queste belle cose qua. Siamo arrivati con la legge 223 del 91, dopo 10 anni, ad approvare questa legge sulla cassa integrazione. In cui si diceva che la cassa integrazione è uno strumento temporaneo, dura poco, dopodiché se l'impresa non può stare va via dal mercato. Tempo 2 anni, questa legge era fuori dal mercato, nel senso che erano cambiato il ciclo economico e la legge non era più utile. Che cosa voglio dire? Che spesso il sistema del bicameralismo paritario avrà pure aumentato, come dire, i luoghi di dibattito, no? La Camera e il Senato, ma spesso ha prodotto due effetti. Uno è che i tempi delle istituzioni non sempre hanno corrisposto ai tempi della vita, ai tempi dell'economia. Due, un altro sistema, c'era il senatore Fuda, che lo ricorderà perfettamente, perché lui ha garantito per molti mesi, se ricordo bene, la stabilità del governo Prodi all'epoca, giusto, quando era senatore di autonomia e diritti, perché il sistema elettorale della Camera era diverso dal sistema elettorale del Senato, per cui abbiamo un bicameralismo paritario perfetto, abbiamo avuto, con sistemi elettorali differenti, che hanno prodotto appunto... che hanno introdotto un sistema, però quello è, quindi al momento un sistema un po' incerto, a partire dall'origine dell'incertezza del bicameralismo perfetto, perché se le due Camere fanno le stesse cose, uno mi deve spiegare perché per votare al Senato bisogna avere 25 o 40 anni per essere eletto, alla Camera invece queste cose non esistevano, insomma, c'era tutto un ragionamento, ma un ragionamento che partiva dal fascismo, però, ricordiamoci. E quindi il bicameralismo paritario ha portato a questo effetto. Ora, la riforma non vuole superare il bicameralismo. Infatti rimane, questo è un punto centrale. Quando io leggo il... asimmetrico, come lo chiamo qua. Quando io leggo il quesito referendario, io so perfettamente, come lei sa, che il quesito è stato contestato a TAR, a Tribunale e tutto il resto, da giuristi finissimi come Onida. Io dico che è vero, il quesito è falso. Ma è falso perché dice meno di quello che fa la riforma costituzionale, non perché dice cose che non vengono fatte alla riforma costituzionale. Perché quando qui troverò scritto il superamento del bicameralismo paritario, in realtà c'è scritto il passaggio dal bicameralismo paritario a quello che io chiamerei bicameralismo asimmetrico con le due Camere ad una velocizzazione del procedimento amministrativo. Però per questo, e qua il secondo punto, partiamo da questa distinzione. Cosa fa la Camera e cosa fa il Senato? Perché ora sono cambiati gli organi, chiamiamolo così, le strutture. È la Camera che rappresenta la nazione, è la Camera che è titolare dell'indirizzo politico, è la Camera che è titolare della fiducia e della funzione legislativa. Il Senato invece, che non è il Senato delle autonomie, io su questo ci tengo molto, è il Senato della Repubblica. È il Senato della Repubblica, perché l'articolo 5 della Costituzione dice che la Repubblica è una indivisibile, e questo è importante quando poi parleremo, se riparleremo, dei rapporti fra Roma e Regioni, perché la norma importante non è il fatto, l'elenco delle leggi che vanno a Roma,
ma il fatto che l'articolo 117 quarto comma introduce l'interesse nazionale, cioè lo Stato può intervenire su qualunque materia quando lo richieda l'unità giuridica, economica del paese, ma soprattutto l'interesse nazionale. Quindi è la prima volta che in una Costituzione, che è la nostra Costituzione, che è stata cambiata già tante volte, però è la prima volta che troviamo scritto interesse nazionale. Lo dico ora e lo ripeterò. Io sono molto felice di trovare scritto interesse nazionale all'interno della Costituzione, perché di avere 20 repubbliche, ognuna delle quali si considera autonoma e in grado di muoversi nell'universo mondo da sola, sono stanco, perché quell'interesse nazionale è l'articolo 5 della Costituzione. Il Senato della Repubblica rappresenta quindi le istituzioni territoriali, questo è il punto. Allora, andiamo ad un esempio banale: il Senato della Repubblica non scompare, fa tutte queste funzioni, no? Sono funzioni di concorso alla funzione legislativa, ma molto di più sono le funzioni di valutazione delle politiche pubbliche. Anche qui è la prima volta che in questo Paese abbiamo un organo composto dai rappresentanti delle regioni e dai sindaci che è chiamato a valutare le politiche pubbliche, cosa che in questo Paese non abbiamo mai fatto. I sistemi di valutazione delle politiche pubbliche da noi non esistono. Ci lamentiamo sempre che le politiche non funzionano, però non abbiamo gli strumenti per valutare e i luoghi per valutare. Quindi cambia le strutture, gli organi, Camera, Senato, perché è diversa la funzione di rappresentanza. Una è una funzione politica, l'altro rappresenta uno strumento di coordinamento fra Stato ed enti costitutivi della Repubblica, e cambia anche il modo di fare la legge. Allora, se andiamo a vedere come funziona chi fa la legge, in realtà le cose che lei diceva sono abbastanza, come dire, non marginali, sono da rileggere in una prospettiva un po' più corretta. Chi fa la legge? La Camera dei Deputati fa la legge. Il Senato interviene collettivamente dalle due Camere, dice un brutto italiano, sono d'accordo con tutti quelli che dicono che l'italiano poteva essere migliorato. Le leggi non si fanno collettivamente, si fanno congiuntamente, si fanno tante collegialmente, ma collettivamente dalle due Camere. Sono le leggi di revisione costituzionale, altre leggi costituzionali e poi queste leggi. Ora, il Senato partecipa alla funzione legislativa su queste leggi. Ora, se le guardiamo attentamente, ma non mi interessa guardarla una a una, potete vederle voi stessi, vi chiederei quante leggi si fanno in un anno su questi argomenti. Tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolari, altre forme di consultazione tipo referendum propositivo di indirizzo, iniziativa popolare, ordinamento, elezione, organi e funzioni fondamentali di comune e città metropolitane. La legge fondamentale oggi è del 2000, cioè di 16 anni fa. Quindi non sono leggi che si fanno abitualmente, però sono leggi di grande interesse per gli enti rappresentati dal Senato. Ed è già un passo in avanti, perché poi tutte queste altre cose sono leggi sulle quali il Senato può intervenire, però francamente ratifica trattati comunitari, Roma Capitale, regionalismo differenziato, accordi regioni stati esteri, patrimoni enti, poteri sostitutivi, principi fondamentali, legge elettorale regionale, sono leggi veramente di sistema. Questo è l'elenco, no? Quindi la doppia funzione, il Senato interviene soltanto su queste cose. Può intervenire anche sulle altre, sì, però questo secondo paragrafo è quello importante. La Camera approva quello che diceva lei, no? Entro 10 giorni il Senato, se richiesto da un terzo, può procedere all'esame secondo le norme del proprio regolamento. Alla fine, entro 30 giorni, se ricordo bene, sì, 30 giorni, deve deliberare le proposte di modifica, le manda in Camera e la Camera decide. Attenzione! Non è che il Senato impone, non è una navetta questa, propone, dopodiché la Camera decide perché è titolare delle cose. A me questo è sempre una semplificazione opportuna per riportare i tempi delle istituzioni in coerenza con i tempi della vita. E perché dico questo? Perché sono anni che sfido chiunque di voi a trovare una legge approvata dal Parlamento. Quello che troviamo sono decreti legge e leggi di conversione. Una confusione pazzesca a trovare poi le norme di riferimento. Quello che troviamo sono decreti legislativi e quindi legge delega, quindi il Parlamento si spoglia, come la Maria, si spoglia del potere di legiferare, lo consegna al Governo e poi casomai lo approva, e poi maxi emendamento con fiducia.
Perché? Perché i tempi delle dinamiche parlamentari, soprattutto nella situazione in cui Camera e Senato hanno diverse stabilità delle gruppi di maggioranza, ha portato ad uno svilimento della funzione legislativa, ad uno svilimento proprio della funzione legislativa, decreti legislativi e fiducia. Io credo che questo tipo di sistema, che porta delle modifiche su alcune leggi, che sono esattamente queste qui, le leggi quelle di tutela dell'unità giuridica ed economica e tutela dell'interesse nazionale, nonché la legge sul bilancio e sul rendiconto, dove ci sono 15 giorni, delibera le proposte di modifica e poi si approva, leggete l'ultimo punto qua, il Consiglio della Camera dei Deputati può non conformarsi alle modifiche proposte a maggioranza assoluta dei suoi componenti non votanti, quindi dell'Assemblea dei 630, e può pronunciarsi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti, quindi ha una doppia valutazione di maggioranza sulle leggi di bilancio, quindi non ci sono i votanti. Questo varrà, se avremo tempo per vederlo, per il Presidente della Repubblica, ma lì è un'altra questione. Quindi qui ci sono delle regole. A me pare una semplificazione del procedimento legislativo, e consentitemi però anche di indicarvi queste due cose sul procedimento legislativo. Allora, faccio un esempio banale, no? Se io mi candido a fare il Presidente del Consiglio chiedendovi il consenso per abolire i bicchieri di vetro e mettere solo bicchieri di plastica. Voi mi votate e io divento Presidente del Consiglio con questo obiettivo. Potrei usare l'esempio dell'Obamacare, no? Sulla riforma della sanità da Obama, che ha avuto tantissimi problemi che vi sono a tutti noti. Però una volta che io arrivo e faccio il Presidente del Consiglio, formulo il testo di legge, sono aboliti i bicchieri di vetro e si usano soltanto bicchieri di plastica. Nel sistema attuale cosa faccio? Io questo disegno di legge lo consegno al dinamismo parlamentare. Allora, se sono forte, se ho maggioranze significative, se riesco a convincere i capigruppo, lo affido a quel dinamismo e seguo la sua vita. Però io devo rispondere ai miei cittadini. Avete presente la logica dei 100 giorni, no? Quando si dice cosa hai fatto nei primi 100 giorni, la luna dei miele dei primi... I 100 giorni, il concetto di 100 giorni nel sistema italiano non ha senso, perché io non ho alcun potere aggiuntivo in quei 100 giorni. Cosa fa ora la Costituzione? Introduce questa norma, il disegno di legge essenziale per l'attuazione del programma di governo, non del programma elettorale, il programma elettorale è quello... che io porto in Camera e ottengo la fiducia. Allora, io dico è essenziale per l'attuazione del mio programma di governo la legge per modificare i bicchieri da vetro in plastica. Questa legge avrà una priorità all'ordine del giorno, quindi non può essere scelto dai capigruppo dei gruppi parlamentari, che significa che non è oggetto di negoziazione, perché è ovvio che se io chiedo una cosa, qualcun altro me ne chiederà un'altra in quella sede, quindi non è oggetto di negoziazione, e deve esserci una pronuncia definitiva del Parlamento, della Camera, entro 70 giorni dalla deliberazione, un po' meno, un po' di più a seconda dei casi, ma 70 giorni. Quindi io ho la certezza che su quel disegno di legge, rispetto al quale che è essenziale per il mio programma di governo, rispetto al quale io sono stato eletto, entro 70 giorni o è approvato o non è approvato. Poi c'è quest'altra norma sulla Corte Costituzionale, sulla legge elettorale, ma casomai ne parleremo dopo. Posso fare una piccola... Certo, sì. Allora lei ha una piccola replica. Lei ha citato 2 minuti fa i maxi emendamenti e la richiesta della fiducia. Questo meccanismo non fa altro che sostituire la logica del maxi emendamento e della fiducia, perché io governo, che ho il controllo del Parlamento per come il sistema prevede la sua formazione e la sua elezione, il controllo del Parlamento, pongo la questione come un elemento fondamentale perché il mio programma di governo vada avanti, quindi io aggiro l'ostacolo e in più non ho opposizione a quello. Lo rendo, anzitutto, più che girare, uno lo rendo trasparente. Cioè io mi assumo politicamente la responsabilità di dire questa legge, e beh, insomma, per un governo la
trasparenza e l'assunzione di responsabilità politica è il primo punto, mentre la maxi fiducia significa veramente i maxi emendamenti con la fiducia significa l'alterazione della ma insomma spesso capita di incontrare sugli aerei o sui treni parlamentari che gli chiedi che state facendo e ti dicono no, insomma quindi è sicuramente un caso di trasparenza questo. Quello però che lei sta dicendo è connesso non alla Costituzione, ma al sistema elettorale. Se in questo momento io ho elezioni governate dalle segreterie di partito, è chiaro che ci sono dei cortocircuiti. Io sono consapevole che ci sono delle connessioni fra sistema costituzionale e sistema elettorale. Però non posso nemmeno, valutare una riforma costituzionale sulla base del sistema elettorale attuale, perché qui abbiamo sistema elettorale, non c'è organo collegiale che non abbia un proprio sistema elettorale, la Camera 1, il Senato 1 e la provincia un altro, i comuni con più di 15, i comuni con meno di 15, ci sono diversi sistemi elettorali, quindi io direi che le ragioni della riforma costituzionale vanno contenute all'interno del testo della riforma costituzionale. Altra cosa, e la Corte Costituzionale l'ha ricordato, possiamo ragionare su questo, no? Allora, possiamo tornare un attimo indietro, io non so se riesco a tornare indietro qui, comunque sono un paio di diapositive, penso questo, no? Allora, tornerò subito. Ancora però un precedente. Questo. Primo comma. È la polemica del giorno, no? Come verranno eletti i senatori? E questo è il punto centrale, no? Dice, chi controlla i senatori? E dall'altro lato come verranno eletti i deputati? L'Italicum, lo sappiamo, ci sono già due questioni di costituzionalità poste di fronte alla Corte Costituzionale, il Porcellum era anticostituzionale, la legge regionale calabrese era anticostituzionale, solo che l'abbiamo saputo il Porcellum 6 anni dopo e la legge regionale calabrese 2 anni dopo. Quindi la norma che abbiamo visto prima era il giudizio preventivo di costituzionalità delle leggi elettorali. L'unico caso, perché la Costituzione opera solo ex post, la Corte Costituzionale opera solo ex post su richiesta di un giudice all'interno di una controversia individuale, in altri paesi invece valuta la costituzionalità prima, questo è l'unico caso in cui la Corte Costituzionale può valutare se richiesta la valutazione, può dare una valutazione di costituzionalità della legge e deve pronunciarsi entro 30 giorni di leggi elettorali. Però guardate questo primo comma, poi ci ritorneremo sicuramente. I consigli regionali eleggono con metodo proporzionale i senatori, che era la prima formulazione del testo, alla quale è stato aggiunto in conformità alle scelte espresse dagli elettori. Allora, qui ci saranno le prossime domande, lo so, l'ho accennato soltanto per dire come sono consapevole delle connessioni tra riforma costituzionale e riforme elettorali. Credo però che le ragioni della riforma costituzionale vadano ricercate all'interno della Costituzione, del testo, e che la riflessione sulla riforma dei sistemi elettorali, che poi in realtà è la questione di fondo sui sistemi di partito che abbiamo in questo Paese, prima ancora dei sistemi elettorali, dobbiamo esserne consapevoli, ma vada leggermente separata, e la separeremo quando parleremo di questo argomento. Prima di andare, Antonio Ricco, visto che ha nominato la Corte Costituzionale, velocissimamente, si parla anche tra le ragioni del no, in molte tribune che abbiamo condotto nella nostra emittente Telemia, tra le ragioni del no parlano di un intasamento, visto che parlavamo delle leggi, di chi fa le leggi, della Corte, del lavoro della Corte Costituzionale in tal senso, andrà ad intasare una Corte Costituzionale che è già operata. No, la Corte Costituzionale è operata oggi, da tutto quell'articolo, titolo quinto della Costituzione attualmente in vigente, che prevede i problemi di legge concorrente. E i problemi sono oggi. Se voi sentite Silvestri, che è l'ex presidente della Corte Costituzionale, ovviamente un professore di Costituzionale di Messina, lui si diverte sempre a ricordare il caso
delle guide alpine, per cui ho dovuto scrivere una sentenza, perché le guide alpine con il sistema della legislazione concorrente erano di competenza delle regioni fino a 600 metri, ma se andavano a fare le guide alpine oltre i 600 metri erano di competenza dello Stato. Quindi il vero problema della Corte Costituzionale è questo blocco attuale delle competenze concorrenti, che significa in realtà non un problema giuridico di chi fa cosa, è che fino a quando non si risolve il problema, risorse, investimenti, attività produttive rimangono bloccate. Quindi oggi la Corte Costituzionale, qui invece per quanto riguarda la legge elettorale, la Corte Costituzionale non subisce un blocco da questo punto di vista. L'unica cosa è che ha 30 giorni per decidere sulla legge. 30 giorni mi sembra un termine ragionevole rispetto ai 6 anni del Porcello, ma ai 2 anni della legge regionale calabrese, che ora ha portato Vandaferro dentro il Consiglio regionale. Antonio Ricchi. Lei ha toccato un po' quella che era la mia domanda, perché diciamo, tornerei con la discussione sul titolo quinto, quindi sull'articolo 117, tutto il discorso della potestà concorrente tra Stato e Regioni. Allora, chi ci assicura che questa riforma ridurrà il contenzioso tra Regioni e Governo? Le faccio questa domanda perché le ricordo, sicuramente a lei non sarà sfuggito, che la scorsa legislatura furono oltre 40 le leggi calabrese impugnate dalla Corte Costituzionale. Siamo sicuri che questa riforma andrà in qualche modo a semplificare e quindi a ridurre il lavoro della Corte da una parte, ma anche quello del Governo, perché a quel punto c'è un dipartimento a Palazzo Chigi, che è quello degli affari giuridici, che passa, diciamo, il suo tempo soltanto a impugnare le leggi regionali, appunto per quell'esempio che faceva lei sugli alpini. Sì, la domanda questo è vero, cioè negli ultimi tempi il contenzioso fra re, allora la cosa che aspettiamo tutti ogni volta che si fa una legge in Consiglio regionale e che entro 60-90 giorni, non ricordo, il governo può impugnare, 60 giorni, aspettiamo tutto il comunicato del 60° giorno dell'ultimo Consiglio dei Ministri utile, però spesso, guardate, si ha una negoziazione intermedia, nel senso che il governo ti chiama e dice guardate che vi stiamo per impugnare, e allora spesso spieghiamo le ragioni oppure modifichiamo la legge, quindi è complesso il sistema. Però per rispondere a questa domanda posso tornare a questo punto che secondo me è il punto centrale. Allora, noi dal 2001 ad oggi abbiamo avuto 20 repubbliche. Ognuno delle regioni si è percepita come un luogo di legiferazione. Ognuno ha voluto fare le sue leggi. A me il punto centrale della riforma pare questa riscoperta dell'interesse nazionale, cioè il fatto che noi dobbiamo avere delle cornici forti all'interno di questo paese. Poi su alcune cose possiamo disegnare dei quadri differenziati perché siamo differenti da regione a regione, ma non è più ammissibile né tollerabile un sistema di valorizzazione delle autonomie privo di sistemi di controllo centrale. E l'anomalia di questo paese è che se noi andiamo a guardare tutti i sistemi federali, ma sul serio, da quello americano a quello tedesco a quello spagnolo per alcuni versi, le autorità centrali hanno poteri forti e soprattutto si ha una chiara distinzione di chi fa cosa, perché fa le cose e con quali risorse. Io ricorderò sempre, fino a quando mi toccherà fare, come dire, parlare su questi temi, la questione del difensore civico. Il difensore civico, che non nasce con la riforma costituzionale, nasce nel 97, ancora prima, 97-98, con le leggi Bassanini, era il difensore dei cittadini nei confronti del sindaco, dell'amministrazione, solo che veniva nominato, se ve lo ricordate, dal sindaco. Cioè, i paradossi di questa regione, di questo paese, sono tanti, perché abbiamo inseguito il federalismo della Lega. Abbiamo eliminato i segretari comunali, abbiamo deciso che non servivano, li abbiamo trasformati in dirigenti pubblici, una serie di cose, perdendo sempre di vista l'interesse nazionale. La regione Calabria fa le sue fiere in Cina, la regione Lombardia fa le sue, noi adottiamo strategie di marketing. Io quando vedo la televisione e vedo la pubblicità vedo la Spagna, il Marocco, la Grecia, no? L'America, l'Argentina, non vedo le singole regioni. Attenzione, questo è un punto centrale. Credo che per 20 anni abbiamo fatto un errore clamoroso.
quello di lasciare alla destra di Salvini, alla più becera destra italiana, parole come interesse nazionale, parole come identità nazionale, parole come orgoglio nazionale. Tant'è che l'orgoglio nazionale noi lo sfoderiamo esclusivamente quando vince, se vince, la nazionale, salvo poi iniziare a discutere, con te potremo discutere a lungo su questo tema, come sappiamo. Quindi questo è il punto centrale dell'interesse nazionale. Tornando a questo punto dell'interesse nazionale, allora forse è facile capire perché va a diapositiva, vi chiedo scusa, perché c'è questa distinzione di compiti. Provate un attimo a guardare le materie. Queste sono le materie nazionali. Allora, un mese fa in Consiglio regionale ci è toccato, abbiamo discusso, quasi approvato, non, ma discusso il piano dei trasporti. È un bellissimo piano il piano dei trasporti calabresi, guardate, 10 misure, 10 azioni su misure, solo che ha una cosa, si ferma a Roseto Capospulico, a Rocca Imperiale, come, si ferma a Scalea, cioè a 200 chilometri. Se io prendo i documenti comunitari, mi parlano di corridoi sud-nord, Helsinki-Palermo, mi parlano di corridoi internazionali, intercontinentali, mi parlano delle linee est-ovest, appunto, che arrivano fino ad altri continenti, e noi ragioniamo ancora su 200 chilometri. Se penso alla tutela della salute, no? Problema che in Calabria, non so se avete visto nei giornali degli ultimi giorni le questioni sulla vaccinazione dei bambini per l'ammissione agli asili. No? Alcune regioni dicono no, non entra all'asilo se non hai le vaccinazioni, altri dicono vabbè, fai come vuoi, puoi entrare anche se non hai le vaccinazioni. Solo che 3 giorni fa è stato riscoperto il primo caso di difterite, se ricordo bene, in Italia dopo non so più quanti anni, perché i vaccini e le malattie non seguono i confini geografici della Calabria con la Basilicata. E lo stesso vale per le coste. Da noi si costruisce fino a 500 metri dalla Battigia, in altre regioni. Cioè, ci sono delle cose che richiamano l'unità nazionale. Se guardate il secondo punto, no? Norme sul procedimento amministrativo. Ma vi sembra plausibile che in giunta un mese fa abbiamo dovuto approvare delle modifiche alle norme della legge regionale sul procedimento amministrativo? Ma vi sembra plausibile che l'imprenditore, il cittadino in Calabria si ritrova a seguire alcune procedure, a Milano si ritrova a seguirne altre procedure? Vi sembra plausibile, a proposito delle politiche attive del lavoro, che se fanno l'apprendistato qui da noi per andare in Lombardia, questo nostro apprendistato deve essere riconosciuto in Lombardia come se fosse, come dire, un passaporto da timbrare? Io credo che ci sia un problema serio su questa questione, che in questi anni non abbiamo considerato, e potremmo pensare su queste cose: governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, banda larga. Siamo la prima regione per risorse investite sulla banda larga, ma avete presente cosa vuol dire fare una conferenza dei servizi, Bruno, con 200 passa comuni per far passare e scavare le tracce per la banda larga? Cioè, è una cosa che non ha proprio senso. È una cosa che secondo me non ha senso. Quindi è opportuno che le cose dell'interesse nazionale tornino lì. Questo vuol dire che le regioni smettono di operare? No. Vuol dire che le regioni forse ritornano a quello che dovevano essere inizialmente, cioè non luoghi della legiferazione, ma luoghi del fare, dell'amministrazione. Ecco allora perché, per esempio, sanità, se voi leggete la terza o quarto punto non riesco a vedere bene, trovo programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali. Non può essere la Regione Calabria a dire se l'asilo entrano o non entrano i bambini senza vaccinazione. Questa deve essere una cosa nazionale. Però l'organizzazione e la programmazione di dove devono stare gli asili la posso fare solo io. Ecco perché viene meno il motivo di conflitto, perché cambia la logica. Nel 2001 erano due soggetti che facevano la legge, no? Lo Stato e la Regione. Conflitto, va alla Corte Costituzionale e Dio poi sa solo quello che succede. Ora invece ritorniamo che l'interesse nazionale riporta la legiferazione al centro, dove però le regioni e i sindaci hanno quell'interfaccia col governo che è dato appunto dal Senato e non dalla conferenza Stato-Regioni, perché oggi c'è la conferenza Stato-Regioni.
Questo la stiamo, la, dico la stiamo perché per il ruolo mi ritrovo a presiedere la prima commissione della conferenza, la conferenza dei presidenti e la conferenza dei presidenti, poi lavoro con delle commissioni, la prima è la commissione affari istituzionali, per il ruolo mi tocca presiederla, no? Poi ci sono le altre conferenze tematiche e stiamo discutendo, il 6 ci rivedremo, 2 giorni dopo il referendum, proprio oggi, ho convocato questa riunione con all'ordine del giorno prime riflessioni sull'esito del referendum, qualunque esso sia, e prime riflessioni sulla legge Madia di cui parlava prima Bruno. Però al momento c'è la conferenza Stato-Regioni, che è un organismo più tecnico-burocratico che in verità politico, ma è lì che si governa. Cioè, quando si dice si governa a Roma, la Calabria si governa a Roma, la Sicilia si governa a Roma, si dice una cosa giusta, ma non a Roma politica, si governa a Roma dove si fanno le leggi, cioè in questi luoghi tecnico-istituzionali. La Lombardia in conferenza Stato-Regione è presente in ogni commissione e non c'è legge su cui la Lombardia o la Toscana non facciano le loro osservazioni. E allora poi non mi meraviglia che le leggi sono fatte in un certo modo e nell'interesse di alcune cose, quindi è un problema importante. Allora la Regione deve tornare ad amministrare, Antonio, questo è secondo me il punto centrale, il vero punto di svolta. Non deve essere la Regione a legiferare, ma all'interno del quadro legislativo definito in modo comune nell'interesse nazionale, operare per attuare, per realizzare le cose. Attenzione, per una cosa soltanto, dico, c'è l'articolo 116. La polemica che è stata fatta fino ad ora è sulle regioni a statuto speciale, no? No, che non sono state toccate. Il problema è che noi stiamo introducendo questa norma, per cui noi potremmo avere più regioni a statuto speciale di quante ne possiamo immaginare, cioè che cosa significa, tra virgolette. L'articolo 116 dice che abbiamo detto prima quali sono le competenze dello Stato e quali sono le competenze di programmazione e organizzazione delle regioni. Però qui mi sta dicendo che con accordo fra Stato e regioni, le regioni possono fare qualcosa in più, purché la regione sia in condizione di equilibrio fra le entrate e le spese del proprio bilancio. Tanto per essere chiari, la Calabria è in condizione di equilibrio, ha detto la Corte dei Conti, no? Quindi teoricamente noi potremmo usare questa norma, ma la useremo noi questa norma? Credo di no, perché il presupposto di questa norma è che se tu vuoi qualcosa in più te la paghi, giusto? Questo è il vero un punto sul quale riflettere, perché le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia si possono avere su queste 5 questioni: giustizia di pace, politiche sociali, politiche del lavoro, commercio con l'estero e governo del territorio. Giustizia di pace già ora, no? Sono i sindaci in sala. I giudici di pace stanno ormai sulle sedi del tribunale, non stanno nei comuni. Un comune, se vuole giudici di pace, deve pagare dal primo all'ultimo euro, ma che è un meccanismo, se lo vuoi te lo paghi. Ecco, più o meno questo è il meccanismo che si vuole introdurre. Questo ovviamente avvantaggerà regioni che sono già forti, no? La Toscana, la Lombardia, ma forse fra tutte queste la Lombardia più che le altre regioni. Però noi siamo 1.900.000 abitanti, cioè il peso nostro è abbastanza leggero nei confronti di altre regioni, no? Quindi, però, per ritornare alla domanda e chiudere sulla domanda, secondo me, se si comprende che la legiferazione è maggiormente di pertinenza dello Stato e che l'amministrazione ritorna ad essere a pertinenza della regione, che dovranno costruire le rivaste, le unioni, i comuni, tutta una serie di cose, forse il conflitto, il tasso di conflitto di fronte alla Corte Costituzionale si può abbassare. Sì. Bruno Giamelli. Io vorrei mettere una coda all'argomento del titolo quinto, che è stato, diciamo, ha tenuto fino adesso il banco. E c'è l'aspetto tecnico e anche pedagogico nelle parole del professore Viscomi, ma c'è anche un aspetto politico, perché il fronte del no vi rimprovera, richiamandosi alla Costituzione più bella del mondo, di una sorta di attentato nei confronti della Costituzione. E però nel 2001 Giuliano Amato
Massimo D'Alema, con pochi voti di, diciamo, di scarto, approvare una maggioranza il titolo quinto. Quindi voglio dire, questo insomma è come promemoria. Ma poi c'è un altro fatto, professore l'aveva accennato prima, io vorrei ritornare, che dal 1963 al 2012 ci sono state 16 modifiche e sono stati cambiati 56 articoli della Camera e 57 del Senato, diciamo. Ecco, il professore è un tecnico, però insomma, voglio dire, questo aspetto politico, insomma, i propugnatori del sito lo dovrebbero, come dire, sottolineare in qualche modo. No, lo sottolineo. Sottolineerei due cose, se mi è possibile. Il primo è che quando si parla della Costituzione più bella del mondo, stiamo parlando della prima parte della Costituzione. Di quella parte della Costituzione che Calamandrei, non vado, avevo le diapositive con le parole testuali di Calamandrei, ma poi bisogna tornare dopo. Quella Costituzione che nasce sui monti, che nasce con i partigiani, che nasce con la Resistenza. Con la Resistenza. Quella è la parte più bella, e su quella parte più bella della Costituzione, consentitemi di dire che se qualcuno ci mette mano, in questo paese il rischio di una guerra civile ritorna alto, perché quelli sono i valori fondamentali della nostra vita comune. Nessuno li sta toccando, quella prima parte, stiamo toccando semplicemente la seconda parte della Costituzione, che è l'ordinamento dello Stato, il procedimento legislativo, le istituzioni della democrazia, no? Poi possiamo condividerlo o no, però la Costituzione, da questo punto di vista, a me dispiace. Poi rispondo alla madre. Mi dispiace che su questa questione della riforma costituzionale ci sia un tasso di aggressività, di offensività nei dibattiti che è veramente insopportabile. Io non riesco a, non l'ho ancora digerito. Però se guardo sui social, ho smesso di guardare i social onestamente, e se guardo alcune trasmissioni televisive, e ho smesso anche di guardare, preferisco i cartoni animati con i miei figli, devo dire la verità, il tasso di aggressività dell'una all'altra parte è veramente eccessivo. Cioè, ci stiamo dimenticando che qui non è un ping pong o un gioco a chi arriva prima, noi stiamo costruendo quella che la Pira chiamava la casa comune dei cittadini. Quindi a me una stanza piace, l'altra piace un po' di meno, ci sono alcune norme che a me in questa riforma non piacciono, lo dirò poi se è possibile, ma nel suo complesso credo che sia utile ad adeguare i tempi delle istituzioni, torno a dire ai tempi della vita. Quindi ci sono state già diverse modifiche, ma c'è anche un altro aspetto, che quella prima parte, Bruno, quella bellissima della Costituzione, per molti versi non è stata attuata. Non è stata attuata. Perché noi spesso siamo un paese strano, noi preferiamo, come dire, scrivere bellissime norme, no? Molti lamentano che l'articolo 70, 72, non te, insomma, sia di 100 righe. 423. Con precisione. Ho perso il conto, no? Però a me è fatto sorridere quando, rileggendo in questi giorni il testo del discorso di Calamandrei agli studenti universitari sulla Costituzione, Calamandrei nel 55 diceva, beh, insomma, si poteva scrivere meglio in italiano, cioè, quindi c'è sempre un qualcosa di meglio che si può fare, lo capisco bene. Però guardate che quella prima parte della Costituzione è stata attuata. Ma vogliamo parlare del contratto collettivo o del sindacato? Tanto per restare nella mia materia, l'articolo 39 nei commi successivi al primo non è stato attuato, l'articolo 46 sulla cogestione non è stato attuato, e così tante altre norme che potrei richiamare di non attuazione o di scarsa attuazione. Le stesse regioni sono state fatte nel 70, quindi 30 anni, 22 anni dopo la Costituzione. La Corte Costituzionale è del 57, 10 anni dopo la Costituzione. Quindi attenzione, perché la Costituzione, una cosa è la carta, la Costituzione formale, l'altra cosa è la Costituzione materiale, no? Quindi ci sono sempre delle discrasie fra ciò che è scritto e ciò che non è scritto. Io credo che sulla seconda parte della Costituzione noi abbiamo, è necessario mettere mano probabilmente per un deficit giuridico nel nostro paese. In molti paesi esiste la Costituzione, la legge ordinaria. Tra la Costituzione e la legge ordinaria esistono, per esempio in Spagna, le leggi organiche,
che hanno un valore intermedio tra la legge costituzionale e la legge ordinaria. Nel nostro paese una legge o è costituzionale o è ordinaria. Se è costituzionale ha un valore forte, se è ordinaria può essere modificata da qualunque maggioranza parlamentare. Quindi alcune cose per il nostro sistema le dobbiamo inserire per forza nella Costituzione. Se, non so se era la cosa precedente, diciamo, se era la norma precedente, ma scusate, con tutto il rispetto, ma possiamo mettere in Costituzione una norma come quella che, vabbè, ormai non ci arrivo più, c'è una norma che dice che in Costituzione che i parlamentari hanno il dovere di partecipare alle sedute delle assemblee e alle sedute delle commissioni. A me, io mi vergogno, devo dire la verità, a inserire in una Costituzione una norma sul dovere di partecipare alle assemblee, ma se siamo arrivati a questo punto ci sarà pure una ragione. E lo devo inserire lì, perché se la inserisco in una norma ordinaria può essere modificata quant'altro. Allora, o cambio le fonti del diritto nel nostro paese, ma nessuno lo vuole fare, oppure devo inserirla là dentro. Ecco perché arriviamo a fare delle modifiche che la gente ha pure difficoltà a capire, insomma, no? Come possiamo scrivere dentro la Costituzione norme... ecco, questa era... sbagliavo io. No, questa no. Guardate che è una cosa veramente che mi ha lasciato, ve lo dico con molta franchezza, mi ha lasciato veramente senza parola, onestamente. È una norma che... non ci arrivo, va bene, fa nulla. Prima o poi ve la ritroverò. Ecco, questa. Guardate questa norma, l'articolo 64, 4 comma. Ma a me non, cioè, mi dispiace che nella Costituzione dobbiamo inserire il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori della Commissione. Mi dispiace, ma se siamo arrivati a questo punto ci sarà pure un motivo, no? Quindi è vero, questa riforma della Costituzione contiene molte cose. Alcune potrebbero essere, dovevano essere inserite in altre fonti normative, ma considerate che noi non abbiamo le leggi organiche, le leggi cioè quadro forti che non possono essere modificate dalle leggi ordinarie. Quindi è anche una disciplina tecnica questa. Non so se ho risposto alla tua domanda. Pino Lombardo. Microfono. Microfono. Lo dimentico sempre. Io voglio... partire semplicemente dalla prima osservazione, se così si può dire, del fronte del no. Il fronte del no basa tutto il suo ragionamento su una osservazione semplicissima. La riforma costituzionale Renzi alza la bandiera della riduzione del numero dei parlamentari, della riduzione delle spese parlamentari, della semplificazione e di un ampliamento della partecipazione popolare. L'osservazione del fronte del no, come devo dire, è semplicissima. Prima osservazione che fa il no: se si voleva ridurre la spesa per quanto riguarda la politica, bastava fare un'operazione semplicissima: ridurre del 50% il numero dei parlamentari, da 630 ridurli a 300, anziché fare la modifica al Senato. La seconda osservazione che viene fatta dal fronte del no è come nasce questa proposta di riforma costituzionale. La riforma di proposta costituzionale è strettamente legata alla riforma elettorale. E chi la fa questa proposta di riforma? La fa un Parlamento dichiarato illegittimo perché eletto con una legge dichiarata incostituzionale. E l'obiettivo della riforma, diciamo l'obiettivo sotterraneo della riforma, qual è? Quella di determinare un Parlamento subordinato a chi governa, tant'è vero che prevede un premio di maggioranza eccessivo, prevedendo pure in maniera anomala che se due partiti raggiungono la stessa soglia
la suddivisione del premio di maggioranza tra i due avviene in questo modo: se io raggiungo il 40% prendo 10, se invece io ottengo il 41% prendo meno di 10, cioè più consensi ricevo dalla gente, meno parlamentari più ho. Per quale motivo? Perché il tetto massimo che io devo raggiungere è 340, più di 340 non ne posso avere, quindi la maggioranza assoluta, per cui più di quel tetto non ne posso avere, ecco perché si riduce, voglio dire, io capisco perché si deve ridurre questo. Ma l'anomalia è, sta proprio nella partenza della riforma. C'è una riforma che vorrebbe, come devo dire, non voglio dire l'espressione detta da altri, uccidere la Costituzione, no? Però vorrebbe modificare la Costituzione in maniera tale che chi governa non può avere ostacoli, determinando anomalie, che chi governa rischia di avere la maggioranza in Parlamento e un Senato di diverso orientamento, perché il modo di come viene nominato il Senato, che è una cosa che per me è strana, rimane sempre in carica. Rimane sempre in carica perché i senatori vengono eletti man mano che decadono, che si sciolgono le istituzioni dalle quali provengono. Quindi rimarrebbero fermi solo quelli nominati dal Presidente. Gli altri in carica. Quindi voglio dire, una riforma così pensata con l'obiettivo di subordinare il Parlamento, cioè l'organo legislativo che fa le leggi, alle volontà governative di chi governa, voglio dire, questa è un attentato alla democrazia. Aggiungendo anche, altro per il Senato, che viene, queste le motivazioni del no, sottratta anche la volontà popolare, perché non viene più. No, su questo poi riparliamo poi del modello del Senato, perché no, sono tre questioni, no? Allora, la prima è questa sul Senato, che è organo permanente sostanzialmente, ma questo perché appunto non esprime l'indirizzo politico. Se noi non vediamo le funzioni del Senato, vediamo se riusciamo in qualche misura a vederne qualcuno, ma giusto a metterlo come sfondo, diciamo, delle funzioni. No, insomma, vabbè. Se iniziamo a fare le funzioni del Senato, vedremo che ce ne sono diverse, ce ne sono 16-17 funzioni, se ricordo bene, che sono notevoli queste funzioni e hanno come ruolo principale, vi chiedo scusa se uso le diapositive, erano pensate ovviamente per un discorso senza interlocutore, ma a me serve, ecco, se noi vediamo queste funzioni, no? Questo conferma e dimostra perché il Senato è sostanzialmente un organismo permanente, perché non esprime la funzione politica, ma è quello strumento di raccordo fra Stato ed enti costitutivi della Repubblica, e le funzioni più importanti per me non sono quelle legislative, sono quelle in verde. Sono quelle in verde perché in questo paese non c'è nessuno che valuta le politiche pubbliche. Io da 2 anni, da più o meno da Jobs Act in poi, leggo sulle leggi che va bene, facciamo la legge, però fra 2 anni, fra 1 anno, fra 6 mesi vediamo l'impatto di questa legge. Perché finora noi abbiamo sempre fatto delle leggi pensando che fossero ottime, senza accorgerci dell'impatto. Invece il Senato ora ha la necessità, ha la funzione di valutare l'impatto dell'attività di governo e di quella comunitaria anche sui territori, quindi ha una funzione diversa da questo punto di vista, ecco perché non mi preoccupa la permanenza, diciamo, col turnover accentuato dei senatori, di cui poi parleremo. Seconda cosa, guardi, quando io sento dire da quelli del sì che si riforma la Costituzione per risparmiare, a me vengono, cioè, io salto dalla sedia, perché io non riformo. Chi ha proposto la riforma? Infatti ha sbagliato, secondo me, in gran parte questo tipo di impostazione della campagna elettorale, perché nella campagna elettorale bisogna andare sui territori con il testo della legge, della riforma costituzionale, non con i volantini, per dire ai cittadini: votate come volete votare, ma votate consapevolmente, sapendo quello che stiamo facendo. Allora, dire che io faccio una riforma costituzionale per ridurre le spese a me sembra una cosa inaccettabile. Se io voglio ridurre le spese, taglio altre spese, no? Vado a vedere i bilanci di Calabria Verde, per intenderci, no, o di altre cose. Non modifico la Costituzione o lo statuto della Regione Calabria, quello può essere un effetto indiretto. Certo, ma non modifico la Costituzione come strumento di spending review, anche se ci sono delle norme che portano ad una riduzione dei costi. CNEL,
Abolizione del CNEL, 70 milioni di euro, 70 milioni di euro, sì. Guardate, vi posso dire la verità, a me questa cosa mi fa un po' soffrire, perché le mie prime lire, 300.000 lire, le guadagnai tanti, tanti, tanti anni fa, diciamo un secolo scorso, possiamo dire, per essere un po' così snob, diciamo, proprio facendo una ricerca sui licenziamenti commissionati alla CNEL. Quindi figuratevi se a me vedere quel CNEL, Palazzo Lublin a Roma, che è un palazzo bellissimo, ma al di là di questo è che il CNEL è il luogo di, diciamo, di rappresentativo degli interessi del lavoro e delle imprese. Purtroppo nel corso degli anni è diventato un cimitero degli elefanti, si è perso. Quindi che volete che siano 70 milioni di risparmio del CNEL? A me mi interessa molto di più che nelle norme sulla pubblica amministrazione che vengono inserite c'è il principio di trasparenza nell'articolo 97, che è trasparenza dei processi decisionali, di come sono arrivato a una decisione, non trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti, che quello è semplicemente uno spedietto per le allodole, no? Ma c'è un'altra norma che mi parla dei costi di riferimento per le politiche pubbliche. Allora, per tanti anni il centrodestra ha detto dobbiamo fare i costi standard, non i costi storici, perché i costi storici avvantaggiano le genti del sud e penalizzano le genti del nord. Quindi i costi devono essere standard. Solo che questo centrodestra ha messo in Costituzione il pareggio di bilancio, cioè la ghigliottina, perché col pareggio di bilancio significa che quanto entra tanto posso spendere. I costi standard non li ha messi in Costituzione, li stiamo mettendo ora noi in Costituzione dicendo che vanno definite dei costi di riferimento per misurare le politiche pubbliche a Locri come a Reggio, come a Milano e così via. Questo è un punto importante, perché sempre nella Costituzione si parla di si inserisce formalmente il fondo di perequazione. Questo perché? Perché una Costituzione non può che contenere valori forti, e questo tipo di riforma contiene un valore importante, che è quello della sussidiarietà, prima parte. Ma la sussidiarietà deve essere efficiente, costi di riferimento, e la sussidiarietà deve essere solidale, altrimenti diventa assistenzialismo, altrimenti diventa sperpero. Quindi da questo punto di vista è vero che parlare di Costituzione come strumento di spending review è sbagliato, ed è vero che è ancora più sbagliato dire che io riduco i costi perché taglio 315 senatori o il CNEL, e non dire, ad esempio, e questa è la mia rabbia, perché poi non la sento queste cose, non dire che sto introducendo in Costituzione un principio base che è quello dei costi di riferimento per le funzioni pubbliche, per cui un certificato all'Ocri dovrà costare 10 in termini di soldi, di persone, di tempo, ma dovrà costare 10 anche a Milano o a Roma o così via. Cosa che già, per la verità, si sta facendo per il pubblico impiego con i fabbisogni standard che si sta cercando di elaborare. Ecco, questo sicuramente significa ridurre la spesa. Il terzo punto era la sovranità del Parlamento e di nuovo la connessione. Allora, segnalo che ancora una volta il no alla Costituzione non è dato da un argomento interno al testo costituzionale, ma dal problema della legge elettorale. Ora, noi potremmo discutere all'infinito della legge elettorale, abbiamo discusso in questo paese per anni, preferenza sì, preferenza no, prima mettiamo le preferenze, poi diciamo no, le preferenze multiple no perché si fanno le cordate, preferenza unica, collegio uninominale, poi si dice no, ma la preferenza consegniamo tutto nelle mani dei mafiosi, quindi togliamo la preferenza, abbiamo consegnato tutto nelle mani delle segreterie dei partiti, poi diciamo no, ma forse uno, il capolista, lo lasciamo, gli altri andranno. In realtà il problema centrale non è la legge elettorale, se mi posso permettere, è il senso dei partiti in questo paese. È che noi abbiamo perso il senso e la funzione dei partiti come organizzatori del consenso, ed è questa la cosa più grave, la discussione che in questi giorni, vedete, io con gli amici sono ormai due settimane qualcosa che stiamo girando un po' sui territori cercando di spiegare, ma abbiamo scelto come brand, diciamo, come motto, articolo per articolo, come avete visto, oppure conoscere per decidere. Abbiamo rifiutato
di mettere il segno, il simbolo del PD, la frase del PD che è basta un sì, oppure le ragioni del sì. Vogliamo ragionare sulle cose, ma ragionare perché stiamo costruendo il nostro futuro da questo punto di vista. Quello che sto riscoprendo è una grande voglia delle persone di ritornare a parlare di politica. Io non faccio politica, io mi sono trovato in questa situazione istituzionale, sapete tutti perché e per come, e quindi non faccio politica, ma quello che sento in questi incontri è che la gente ha voglia di parlare di nuovo di politica, ma non di politica di questo, di quest'altro, di chi fa il commissario alla sanità o di chi fa il commissario alle ferrovie o altro, ma di senso dello stare insieme. E il senso dello stare insieme, il primo senso dello stare insieme è proprio il partito, è la necessità di riscoprire i circoli. L'altro giorno a Vibo, dove eravamo, a Chiaravalle, che è sulle preserre, vicino, sulle preserre catanzaresi, erano presenti i circoli del comprensorio, cioè questa riscoperta della politica. Allora, sulla legge elettorale potremmo discutere a lungo, e stanno già discutendo per quanto riguarda la Camera e discuteranno per quanto riguarda il Senato. Credo, mi permetto di dire, che questa è l'occasione buona per riscoprire un po' la politica. Allora a questo punto, scusatemi, ma io vado subito ad una diapositiva che in genere conservo per ultima. Allora, questo è Calamandrei. Questa è una frase che spesso viene trascurata, sempre nel discorso sulla Costituzione del 55, il discorso che Calamandrei fa agli studenti, che a me piace molto di più, perché in questo periodo sentiamo tutti i padri della patria sarebbero contro la riforma. Questa è una cosa, tutti i padri della patria sarebbero contro la riforma, però ci sono delle citazioni dei padri della patria che vorrei ricordare, per esempio questa, che la Costituzione è un pezzo di carta, la lasciano cadere e non si muove. Però questa è l'immaginifico Calamandrei, diciamo così, no? Perché si muova, bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere questa promessa, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. Uso questa diapositiva per dire che l'offesa più grave che si può fare alla Costituzione oggi è andare a votare senza essere consapevoli di quello che sto andando a fare. Ma questo è il punto centrale, perché il sistema dei partiti ci ha condotto a rinunciare all'impegno, alla volontà di mantenere le promesse, a rinunciare alla propria responsabilità. È più facile la delega, è più facile il voto personale, i gruppi che si spostano da una parte all'altra. Allora, vogliamo una bella legge elettorale, iniziamo a ridiscutere su qual è il senso dei partiti nella prima parte della Costituzione, articolo 49, non la legge sui partiti per bloccare Grillo, mi interessa, la possiamo fare o non fare, ma i partiti sono gli strumenti per costruire l'indirizzo politico di questo paese. Poi costruiamo, se abbiamo chiara cos'è il partito, costruiremo anche la legge elettorale. No. Se la riforma costituzionale ha come punto di partenza una riforma elettorale malata, già di per sé viene inficiato quello che di buono poteva essere proposto, perché dentro ci sono tutte le anomalie. Io credo che la legge elettorale in questo momento, più che malata, sia ancora embrionale, cioè nel senso che abbiamo la legge, però già parliamo di modifiche, già parliamo di aggiustamenti, quindi dipende da questo benedetto 4 dicembre, da quello che succederà il 4 dicembre. Una delle cose che leggo sui giornali è che il piano B di Mattarella, se perde il referenza il sì, se vince il no, è quello di riconsegnare, forse anche se vince il sì, di riconsegnare tutto nelle mani del presidente Renzi per arrivare ad una nuova legge elettorale e andare a votare. Però ricordatevi che questo governo è nato, ricordatevi sempre, però per carità, ricordiamocelo sempre, l'ipotesi della la situazione della rielezione di Napolitano, del presidente. Guardate che stiamo vivendo periodi. Secondo me quello è stato l'errore fondamentale.
Sarà stato un errore, però lì c'è stata un'incertezza assoluta all'interno del Parlamento, vi ricordate le questioni come sono state? Allora non mi meraviglia se si mette mano alle maggioranze per l'elezione del Presidente, se volete poi ne parliamo anche di queste cose. Sono legate le cose, però sottolineo, sono cose separate, perché guardo alla Costituzione come sistema di funzionamento della macchina. Guardo all'elezione, al sistema elettorale, io personalmente auspico un ritorno forte della politica, a me mancano le sezioni. Io nel mio paesino di mille abitanti, quando ero adolescente, nei primi anni 70, c'era la sezione della DC, la sezione del PC, la sezione dell'MSI, Fronte Nazionale o Destra Nazionale, non mi ricordo come si chiama, la sezione del PSD, vorrei sapere quanti se ne ricordano, c'era solo del PSD, l'oratorio funzionante e il centro sociale di educazione permanente, cioè una sorta di biblioteca. Sei strutture di questo genere in un paese di 1000 abitanti. Se io vado oggi nello stesso paesino che di abitanti non ne ha 1000 ma ne ha 900, io trovo soltanto il vuoto, che è una cosa molto grave. Quindi è proprio la dimensione politica che dovremmo riscoprire, la dimensione del dialogo politico con la P maiuscola. E Antonio, prima di darti la parola velocissimamente, vi do subito anche i tempi, no, tranquillo, anche perché velocissimamente, lei prima l'ha menzionato come un fattore positivo il fatto di un premier, in questo caso il Presidente del Consiglio, che si assume poi la responsabilità della sua elezione, quindi dà dei tempi. Però il fronte del no, aggiungevo prima, accusa la mancanza di democraticità e di rappresentatività di un Senato che non viene più eletto dal popolo ma dai partiti, in questo caso l'ho visto l'altro giorno, neppure dai partiti ma dalle segreterie, ma dai partiti di maggioranza, che in questo caso sono del Partito Democratico, perché se le regioni sono quasi in mano, se sono in mano in questo caso dei partiti di maggioranza, in questo caso del Partito Democratico, diventerebbero tutti in mano al Premier. Allora, non è proprio così, vado verso la diapositiva. Allora, focalizziamo un po' questa questione. Primo paragrafo, in altro, tanto per intenderci. Allora, l'articolo è scritto male, ma è scritto male per una ragione che nasce appunto dalla ragione parlamentare, dalla dinamica parlamentare. Allora, la forma originale... La conformità è scritta, va l'aggiunta. Lì è stata aggiunta, punto. Allora, se vi ricordate, la prima formulazione era chiara. I consigli regionali eleggono, lasciamo come, i senatori. Primo punto. Da qui è nata la discussione, i consigli regionali eleggono i senatori, tipo i sindaci, i consiglieri che eleggono il presidente delle province, elezione di secondo grado, non c'è sovranità popolare, è una Costituzione che viola la prima parte, cioè l'articolo 1 che dice che la sovranità si esercita nelle forme previste. E si aggiunge in una delle varie letture, tant'è che questa legge ha avuto non 4 letture, Sei ne ha avuto. Si aggiunge la frase che comporta un'ulteriore doppia rilettura. Ecco, per i consigli regionali eleggono i senatori in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. Ora, proviamo a capire un attimo che cosa significa e quali sono i nuclei precettivi di questa norma. Proviamo a capire queste cose consapevoli che qualunque legge che dà applicazione a questo articolo 57, quant'è se vedo bene, dovrà essere vagliata dalla Corte Costituzionale prima di essere promulgata. Cioè questa legge, se la Costituzione passa, e quindi se la riforma passa e si dovrà dare applicazione a questo comma, a questi commi, si applicherà anche quella norma sul giudizio preventivo della Corte Costituzionale, per cui prima di promulgare la legge sul meccanismo di elezione del Senato, la Corte Costituzionale dirà la sua in 30 giorni. Un'osservazione per capire meglio. Sì. Siccome questo è un articolo della Costituzione... Mi
Pino, microfono, tienilo in mano. È un articolo, cosa c'è l'incompatibilità con lei, il microfono che sta diventando. È un articolo costituzionale. Per deve essere subito applicato, perché per modificarlo dovreste rimodificarlo. Ma non c'è da allora io provo a fare un'interpretazione, poi vediamo se la cosa funziona o non funziona, perché poi le norme vanno interpretate. Allora, qui io ho due nuclei normativi. Il primo nucleo normativo, quello originario, era i consigli regionali eleggono i senatori. Il secondo nucleo normativo è che questa elezione dei senatori, e metto elezione tra virgolette perché dirò fra poco che quella parola è sbagliata, tecnicamente sbagliata, questa elezione tra virgolette dei senatori deve essere in conformità alle scelte espresse dagli elettori. Quindi sono due cose. Gli elettori esprimono le loro scelte in sede di rinnovo dei consigli regionali, esprimono le loro scelte, il consiglio regionale deve operare in conformità a queste scelte. Ora, se un consiglio regionale deve operare in conformità alle scelte, è evidente che il consiglio regionale non elegge nessuno, il consiglio regionale ratifica. Allora, dal mio punto di vista, quella parola, per dare un senso costituzionalmente compiuto, direi anche grammaticalmente compiuto, no? Sistematicamente compiuto, non può che essere intesa come i consigli regionali ratificano le scelte degli elettori. E al momento ci sono appunto questi due modelli di cui ho sentito parlare, la doppia scheda, no? Uno vota per il consigliere senatore e per il consigliere rappresentante. Alcuni altri dicono no, ma i più votati saranno i senatori. Io non lo so quale sarà questa soluzione, perché vorrei proprio essere nella testa di chi ha scritto questa formulazione per capire come funziona. Però lì ci sono due nuclei precettivi chiari: la scelta espressa dagli elettori in occasione del rinnovo, quindi ci deve essere questo momento di scelta, e il ruolo dei consigli regionali, che in conformità a questa scelta, quindi se io indico la dottoressa, non è che il consiglio regionale mi indica lei, perché non è più in conformità, è in difformità. Allora, l'unica mia garanzia in questo momento su questa norma non è la fantasia, quello di dire ci saranno due schede, quattro schede, 12 schede, il primo eletto, il secondo eletto, è che ci sarà la Corte Costituzionale, che questa legge, prima di essere promulgata, dovrà essere sottoposta al controllo obbligatorio preventivo della Corte Costituzionale, che entro 30 giorni mi dirà state sbagliando o non state sbagliando, e non dopo 6 anni come ha fatto col Porcellum. Perché qui c'è un altro paradosso, no? Il no dice è un Parlamento delegittimato che fa la legge per... Ma chi lo dovrebbe fare la legge? Cioè, non so se mi spiego, se questo Parlamento è stato eletto con una legge dichiarata incostituzionale, la Corte Costituzionale ha detto però questo non incide sulla legittimità del Parlamento. Ma chi può modificare la legge se non questo stesso Parlamento? Cioè, andiamo a votare come? Quindi c'è anche un paradosso, un sofisma in questa argomentazione delle cose. Il problema centrale è questa scelta e questa conformità con la scelta degli elettori. Al momento mi sembra di leggere che si parla di doppia scheda. Io non lo so se la doppia scheda funziona o non funziona. Io mi sento garantito dal fatto che qualunque sia la soluzione dovrà essere timbrata, certificata dalla Corte Costituzionale, altrimenti non sarà promulgata come legge. Antonio Ricchi. Uscirebbero un attimo dal sistema di elezione dei senatori e aprirei, insomma, un attimo i riflettori sul sistema, sul problema sanità, che qua è quello, il problema dei problemi qui in Calabria. E con riferimento ai costi standard, cioè quel principio per cui le siringhe devono avere lo stesso prezzo a Belluno piuttosto che a Lodi, piuttosto che a Napoli, i sostenitori del no sostengono che i costi standard possono essere introdotti anche da una legge ordinaria e non per forza da una riforma costituzionale, e che comunque la competenza rimane sempre divisa tra regioni e Stato, cioè non c'è una definizione netta se dovesse passare il sì. Che cosa risponde a questo tipo di osservazioni? Allora, per quanto riguarda la divisione netta, la divisione sarà netta. Facevo prima l'esempio delle vaccinazioni per l'asilo, insomma, ma giusto per fare questo esempio, ma
se io prendo la formulazione, ora la trovo qui per evitare di andare su e giù, no? C'è scritto per quanto riguarda la salute, disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare, che significa che i livelli essenziali di prestazione non li definisco io sulla base delle risorse che ho, ma vengono definite a livello nazionale. Questo è il punto centrale. E c'è un punto non detto, che chi definisce i livelli essenziali delle prestazioni paga. Perché al momento alcune cose in Calabria, per esempio, mi ricordo l'altra volta c'era un medico che mi diceva che la FIVET, la fecondazione in vitro eterologa, in Calabria non è pagata, in altre regioni è pagata, rientra nei livelli essenziali di prestazione perché la regione se la può pagare. Ora, non sono un esperto in sanità e quindi non so se la FIVET o altre attività sono o non sono nei livelli essenziali della prestazione, ma qui la norma è chiara, norme generali e comuni per la tutela della salute, quindi su questo ci sarà sicuramente una competenza legislativa nazionale. Invece il governo regionale opererà soltanto su programmazione e organizzazione dei servizi sanitari, quindi il conflitto non ci potrà essere, perché l'uno riguarda l'organizzazione dei servizi, l'altra le norme comuni sulla tutela della salute, quindi che spettano a livello nazionale. Per quanto riguarda invece il fatto dei costi standard o dei costi di riferimento, come vedete non si parla di costi standard della norma costituzionale, nel terzo capoverso, si chiama indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni. Dite voi, si può fare con legge ordinaria? Sì, certo si può fare con legge ordinaria, ma fatta nella legge costituzionale significa una cosa diversa. Significa per esempio che se io in Regione Calabria faccio una legge senza tener conto degli indicatori di riferimento, la legge è contraria alla Costituzione e può essere annullata, abrogata dalla Corte Costituzionale. Torno a dire, l'importanza di avere delle parole in Costituzione è che sulla base di quelle parole la Corte Costituzionale decide e può abrogare o confermare le leggi regionali e le leggi regionali o le leggi dello Stato in questo caso, intendiamoci. Quindi gli indicatori di costo è vero che sono stati messi in Costituzione e potevano essere messi in una legge ordinaria, chi lo nega, però essendo ora in Costituzione diventano vincolanti per il legislatore nazionale e per il legislatore regionale, per cui quando fa una legge non può che tenere conto degli indicatori di riferimento dei costi. A me succederà, per le regioni succederà esattamente questo, che se la riforma costituzionale passa, dalle prossime leggi in poi la Corte dei Conti chiederà, la Corte dei Conti che ogni anno fa un'analisi della legislazione regionale calabrese ma anche delle altre regioni, che dice avete fatto questo, non avete fatto questo, dirà scusa, ma quando tu fai la relazione finanziaria di una legge e stabilisci che per esempio ci servono 20.000 euro per promuovere una certa attività, come hai calcolato questi 20.000 euro? No? Hai calcolato gli indicatori di riferimento di costo? Quali sono? Cioè questo diventa un modo per costringere le amministrazioni ad essere più trasparenti nelle loro cose dal punto di vista contabile, ma diventa anche un modo per impedire che si possano fare delle leggi campatinare, le leggi manifesto, delle leggi che sono bellissime ma che poi non possono, lenzuolate di cose che non hanno gli indicatori. Quindi si possono fare anche con leggi ordinarie gli indicatori di costo, ma il loro carattere vincolante sarà maggiore proprio perché è in Costituzione, come il principio di trasparenza, no? C'è già la legislazione sulla trasparenza, ma metterlo in Costituzione significa dare alla Corte Costituzionale un'arma preziosa, un'arma. Certo, perché a quel punto la Corte Costituzionale mi incide non soltanto sul buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ma anche sulla trasparenza. Ma non solo sulla Corte Costituzionale, penso ai TAR, per esempio, nella valutazione degli atti amministrativi, finora si sono basati sul buon andamento e l'imparzialità e ora inizieranno a valutarlo sul piano della trasparenza come valore costituzionale. Torno a dire, se noi avessimo le leggi organiche, cioè le leggi intermedie fra Costituzione e leggi ordinarie, potremmo anche fare una Costituzione semplicissima, quattro parole di principi generali e così via. Non avendo questa legge organica e questa legge rafforzata, noi dovremmo per forza inserire alcune cose nella Costituzione, e questo significa dare
l'applicazione di queste norme nelle mani della Corte Costituzionale alla fine dei conti, perché qualunque cosa, qualunque legge viene valutata dalla Corte, oppure darla nelle mani per altro verso dei giudici ordinari. Bruno Gemelli. Allora, la modalità, questa modalità di spiegare, interloquire articolo per articolo, insomma, istruttiva, pedagogica, però a 24 ore dalla chiusura della campagna elettorale bisogna trovare una sintesi, siccome insomma, questo è un teatro del sì, perché allora provo a fare la madre di tutte le domande, che è poi la più semplice: la gente perché dovrebbe votare sì? La gente, parto da questo, parto da, dal quesito parto. La gente, perché questo, e a me non piace questo quesito, perché proprio dice poco. Io la verità sommata: approvate voi il testo della legge costituzionale concernente il superamento del bicameralismo paritario con il bicameralismo asimmetrico, la semplificazione del procedimento legislativo, la introduzione della trasparenza nella Costituzione, nonché dei costi di riferimento, gli indicatori di riferimento dei costi nell'amministrazione. Approvate voi una legge che dice alle regioni: voi dovete amministrare, perché diventi parlamenti questo paese non sa che farsene. Approvate voi una legge che riscopre l'interesse nazionale e non lo lascia alla destra più becera, torno a dire, dei Salvini. Approvate voi una legislazione che consente alle regioni di dover pensare il proprio futuro. La norma che non abbiamo parlato, le province, no? Voi qua siete in zona di città metropolitana, per cui questo problema lo sentite poco, diciamo così. Però sono stato volutamente, diciamo, sindaco, sono stato volutamente, come dire. A proposito delle province, il Fronte del No dice si vuole abolire l'ente più, tra virgolette, quello è stato quello più virtuoso, molte poche hanno sforato il fatto. Beh, in Calabria ce n'abbiamo uno in dissesto che è Vibo, ce n'abbiamo un altro che è quasi in dissesto che è Crotone, per cui facendo una valutazione generale. Una valutazione nazionale forse è vero, però a Cosenza ci sono due presidenti, cioè, non ce ne facciamo mancare nulla, diciamo. A Reggio però c'è stata giusto una. A Reggio c'è un presidente, un. Cioè, diciamo che non ce ne siamo fatti mancare nulla qui in Calabria, no? Però vedete, questo meccanismo del nuovo regionalismo è una questione. Allora, io davanti il senatore Fuda, no? Lui è, come dire, la memoria del regionalismo come l'abbiamo vissuto in questo tempo. E devo dire che ogni tanto io ho pensato in questi giorni, proprio anche ieri, perché ho incontrato Priolo, che è il presidente della vostra associazione, degli ex consiglieri, no? Che diceva queste cose. E pensavo tra me e me, come leggono gli ex consiglieri una legge del genere? Perché questo significa ripensare tutto il sistema regionalistico che è stato costruito in questi anni. Ma attenzione, sia al di dentro della regione, sia al di fuori della regione. Perché al di dentro noi avremo. Allora, sapete, io di una cosa posso confessare di andare orgoglioso, di una sola cosa di questo anno e due mesi che sono impelagato in questa storia, di una cosa, della legge che ha sollecitato, che ha portato, che porterà il 12 febbraio, speriamo, alla fusione di 5 comuni della Presila Cosentina. E in borsa ho qui le delibere di Rossano, mi sono arrivate ieri, ancora non sono riuscito, di Rossano e Corigliano, per la fusione. E guarda caso Cosenza rende Castrolibero, hanno ripreso il discorso dell'unificazione. Noi abbiamo 409 comuni, 223 hanno meno di 3.000 abitanti. Noi non possiamo più sopportare questo sistema. E la città metropolitana, di cui loro sono, come dire, magna pazza, si sta
ragionando, credo, sullo statuto, non credo che l'abbiate fatto, ma uno dei punti centrali dello statuto sono le zone omogenee. Sono le zone omogenee. La Locride, la Gioia Tauro, la zona grecanica, non vi seguo benissimo su questa cosa, c'è pure la zona grecanica, se ricordo bene, la zona, la punta, diciamo. Su questo si stanno puntando. Su questo. C'è un ragionamento che è per zona omogenea, non più per comune, perché non ha più senso ragionare in chiave di comune, ha senso ragionare in chiave di distretti, di zona omogenea, di unione di comune, di fusione di comuni. Quindi da un certo punto di vista questa riforma costituzionale, decostituzionalizzando le province, affida alla regione, però attenzione, alla regione come comunità regionale, non solo alla regione come ente, la necessità di ridefinire gli enti subregionali. Allora, a me ogni tanto mi capita di dire ma la regione che sta facendo su queste questioni? Io rispondo abitualmente così, Bruno. Io il mio disegno ce l'ho, figurarsi, sono da 20 anni, le prime cose che ho scritto sulla necessità di fondere i comuni sono andate a recuperare, risalgono al 91, articoli su riviste scientifiche. Ce l'ho la mia idea, ma non credo di doverla dire la mia idea. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso, quando abbiamo scritto la legge 14 del 2015 sulle province, sulle funzioni, era che il processo doveva essere frutto di una deliberazione partecipata dal basso, è da qui che deve partire questo discorso. Allora, questa riforma deve essere l'occasione per voi per riprendere questo tipo di discorso, e questa è la vera politica. Cioè, come vogliamo la Regione Calabria fra 20 anni? E dobbiamo pensarla ora, perché se passa la legge ci sarà questa norma da applicare. Per gli enti di area vasta, fatti salvi i profili definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. E allora posso ricordare che la Regione Toscana, che di province ne ha tante, ricche, che ha pure il Presidente del Consiglio, si è diviso il territorio in ambito nord, in ambito centro, in ambito sud. Poi andiamo a vedere all'interno degli ambiti, perché all'interno degli ambiti non è detto che la zona omogenea, faccio per dire, per le politiche sociali debba coincidere con la zona omogenea per le politiche del lavoro, no? Possono essere diverse, quindi una differenziazione da questo punto di vista. Ma va anche fatto un discorso supraregionale. Se io dico gemito, e non è un sostantivo, no? È Genova, Milano, Torino. Cioè, Domenico... E ora vi guarderà, perché parlerò del porto di Gioia Tauro. Gemito, Genova, Milano, Torino. Che cosa significa? Lì hanno fatto un accordo perché il retroporto di Genova o dei porti della Liguria non è la lingua di terra ligure, è il Piemonte, è la Lombardia. Se fossimo nei libri di storia dell'Ottocento diremmo che Genova è lo sbocco al mare di Piemonte, delle imprese del Piemonte e della Lombardia. Quindi stanno ragionando a tre sul porto, sulla portualità di quella zona. Io l'ho visto in commissione quando abbiamo discusso sul decreto del Rio, sulle autorità portuali, che Piemonte, Lombardia e Genova ragionavano insieme. Vi faccio notare che Piemonte era Aldo Reschigna del PD, vicepresidente, e della Lega, e della Lombardia, a fare questo discorso era Massimo Garavaglia della Lega, con assoluta tranquillità, perché il retroporto di Genova sono quelle due regioni, o se volete quelle due regioni hanno uno sbocco al porto a Genova, ma lo stesso hanno fatto Umbria, Toscana ed Emilia Romagna su altri versanti. E noi di Gioia Tauro, qual è il retroporto di Gioia Tauro? Qual è il retroporto di Gioia Tauro? Il deserto. No, io davanti a me il senatore Fuda, e so esattamente, presumo di sapere esattamente cosa sta pensando in questo momento quando io dico qual è il retroporto di Gioia Tauro, perché di quella vicenda lui è stato protagonista, artefice, ci ha buttato il sangue su questa storia negli anni. Però guardate che su porto di Gioia Tauro noi siamo riusciti a portare soltanto gli immigrati da San Ferdinando a fare la tendopola a Gioia Tauro, abbiamo perso l'occasione della TVA, quella l'auto, ma perché? Perché lì abbiamo il problema, ma di chi è il proprietario questo retroporto? Dell'ASI, del CORAP, del comune, della provincia, della regione? Cioè le altre regioni ragionano in questa chiave macro regionale e noi non siamo in grado di ragionare in una chiave unitaria su un porto di Gioia Tauro. Allora io
non è collegato nemmeno con la ferrovia. Non è collegato con la ferrovia, no, lavorerà, no, non la ferrovia l'hanno fatto il collegamento. È collegato dal 98 e no, anche ora il Trenitalia no, che poi Trenitalia ha messo il posto di movimento. Però questa è tutta un'altra storia, c'è il bacino di carenaggio su cui stiamo discutendo, ieri è venuto De Vincenti per ricordare questo fatto dell'agenzia. Cioè il problema di Gioia Tauro però è un problema, vedete, è emblematico di come questa benedetta regione non potrà fare un passo avanti. Questo voglio dire, non riusciremo a fare un passo avanti, Costituzione vecchia o Costituzione nuova, se non cambiamo. Allora, la cosa più faticosa in quest'anno, credetemi, è riuscire a mettere le persone intorno a un tavolo, cioè, e dire alle persone, questo è il problema, usciamo da questa stanza soltanto quando tutti abbiamo deciso una soluzione e quando usciamo quella deve essere, non la cambiamo. Guardate che da questo punto di vista, se noi vogliamo governare questi processi e non subirli, dobbiamo cambiare testa. E questo è il problema per me. Però sarà facile cambiare testa se cacciamo questi enti intermedi. Dovranno no, essere ridefiniti. Cacciare, no, nel senso, anzi, come province in questo senso, poi ci saranno queste rivaste. Se la regione non definisce, già stiamo litigando per questa città metropolitana, mettere d'accordo un po' tutti. I compiti, gli ambiti, dal piccolo, non lo so, anche dalla pulizia delle alve dei fiumi, rispondo, cioè che sono competenze vitali, poi chi ne definisce i tempi? No, questo ci dobbiamo mettere appunto. Che voi il tavolo avete detto la difficoltà è poi metterci tutto ad un tavolo ed uscire poi con un'idea. No, ma allora le cose le stiamo facendo lo stesso, nel senso che per esempio le politiche sociali dal 1 gennaio abbiamo deciso che non le fa più Calabria Etica a Catanzaro, le fanno i comuni sui territori, perché sono gli unici a sapere chi è veramente in disagio. Io a Catanzaro posso sapere chi è in disagio, no? Però questo bisogna iniziare a cambiare logica, nel senso che noi non stiamo costruendo uffici decentrati di Catanzaro, per cui Catanzaro è il centro e il resto è periferia. Stiamo costruendo uffici di prossimità, cioè prossime ai bisogni dei cittadini, e anche qui dobbiamo essere in grado di differenziare le cose. Le politiche sociali non può che farle il comune. Peraltro era una legge di 15 anni fa, per cui dovevano fare dei comuni, i piani di zona e così via. Altre cose vanno fatte su ambiti differenti, però dobbiamo ragionare. Allora il problema non è se la regione non ha l'idea, la regione ce l'ha l'idea. Abbiamo semplificato per quanto è possibile la legge urbanistica, abbiamo cambiato le politiche sociali, sul piano dei trasporti c'è tutta una discussione con i consumatori e così via. Però torno a dire, volete un governo tecnocratico? O volete un governo politico che faccia politica con la P maiuscola? Se vogliamo tutti un governo politico con la P maiuscola, allora dobbiamo riflettere insieme su questi argomenti, non ci può essere una decisione mia. Io astrattamente prendo la cartina di Reggio Calabria e divido 97 comuni in 3-4 ambiti, no? Ed è quello che si stanno facendo. Il problema è qual è la funzione di queste zone omogenee, perché a Locri forse le zone omogenee, l'omogeneità della zona ha una dimensione di tipo culturale, storico, dei beni archeologici e così via, che Gioia Tauro non ha, no? Anche se è una zona ugualmente omogenea. Allora questo vuol dire che devo cercare di veicolare su Locri alcune attività, alcune azioni, anche alcuni uffici che su Gioia Tauro non hanno alcun senso, quindi ricostruire questa mappa. Ma possiamo ricostruire da Catanzaro? Io direi che dovremmo ricostruirla sui territori. Questo è il bello della politica, ma riguarda gli enti subregionali, torno a dire, e riguarda anche le attività sovraregionali. Avantieri, Marcello Pittella e Mario Oliveri hanno firmato un accordo per avere 4 milioni di metri cubi di acqua, se ricordo bene, no? dalla Basilicata alla Calabria. Scusate, ma il Pollino è una cosa che è calabrese o è lucana? Cioè dobbiamo lavorarci insieme su questi fronti, no? C'è in questo momento una discussione sulle commissioni per gli espropri che voi conoscete, no? Per esempio ci sono i valori agricoli medi, che se uno espropria un terreno che si trova un po' nella provincia di Reggio e un po' nella provincia di Vibo, ha valori agricoli medi differenti tra una provincia e l'altra provincia. Allora è questo. Allora se noi vogliamo veramente cambiare la Calabria, e io credo che questa legge costituzionale qualcosa in più mi consente, noi dobbiamo iniziare a cambiare testa, cioè nel senso di farci carico di questo articolo 40 della legge, non della Costituzione, no? Della legge costituzionale che affida alle regioni la ridefinizione degli enti di area vasta
E noi questo stiamo cercando di farlo con tutte le difficoltà che avete visto e che sono finite pure sul report, è inutile negarlo, insomma, no? Le sappiamo perfettamente. Consapevoli che abbiamo una città metropolitana a sud che ha una sua dimensione, consapevole che abbiamo una grande provincia a nord, che è Cosenza, e consapevoli però che abbiamo una striscia centrale della Calabria estremamente da ripensare, debole. Perché da un lato abbiamo Vibo in dissesto. Oggi il presidente della provincia di Vibo dice no, ma noi stiamo uscendo fuori dallo stato di dissesto. Io le lettere dei lavoratori che non sono pagati li continuo a ricevere, quindi è una situazione delicata. A Crotone una situazione altrettanto delicata e la situazione di Catanzaro invece che è un po' più stabile. Allora la butto qui, ma siamo sicuri che noi possiamo permetterci 4 aree vaste più la città metropolitana? Siamo sicuri che possiamo continuare con questo tipo di organizzazione amministrativa o non dovremmo iniziare a pensarla? E quale deve essere questo ripensamento, no? Io ricordo che negli anni passati qualcuno di Vibo voleva trasferirsi sulla provincia metropolitana, qualcun altro di Vibo voleva trasferirsi su Catanzaro, ma sono discorsi che dobbiamo fare, subregionali, torno a dire, ma anche macro regionali. Io non sono stato mai leghista, lo potete immaginare, ma Miglio me lo sono letto, forse me lo sono letto più di Salvini, e Miglio era partito con le macro regioni. Emilio non era uno qualunque, era uno che insegnava scienze della politica all'Università Cattolica di Milano, quindi non era proprio l'ultima ruota del carro. Non era il federalismo dei comuni, era la riorganizzazione delle macro regioni. E allora il fatto che in coincidenza con questa legge costituzionale, di riforma costituzionale, sia stato presentato in Parlamento un ordine del giorno sulla possibilità di ragionare anche in chiave macro regionale non mi vede per nulla sfavorevole, perché sono consapevole che un piano dei trasporti per la Calabria o si fa perlomeno fino a Roma oppure diventerà una cosa monca. Monca. Perché dovrebbero votare sì? Lasceremo sul finale. Sintetizzo. Semplificazione del procedimento legislativo. Questo sicuro, perché io di decreti lei... Semplificazione del procedimento legislativo. Questo ve lo dico, ma veramente, perché ho visto delle cose... decreti omnibus, decreti su ogni argomento, anche quando non c'erano le ragioni dell'urgenza della cosa, fiducia poste su qualunque cosa, no, semplificazione del procedimento legislativo con assunzione di responsabilità del governo e della Camera, questo è il primo punto. Secondo punto per cui io voterò sì è la ridefinizione dei rapporti fra centro e regioni, fra Stato e regioni. A me, torno a dire, la parola interesse nazionale o interesse del paese me piace, perché vuol dire che c'è una cornice comune che ci lega e non siamo 20 parlamenti, ognuno dei quali fa la sua missione in Cina per vendere non si capisce bene che cosa, insomma fa la sua politica turistica. Leggi comuni con differenziazione amministrativa, organizzativa e di programmazione sui territori. Questo secondo me esalta e ritorna ad un regionalismo come era stato visto all'inizio, perché se vi ricordate le regioni sono nate con una serie di decreti, DPR 616, 617 e quant'altri, in cui si trasferivano funzioni dallo Stato, dice tu devi fare queste cose. Non devi legiferare su queste cose, questo è venuto dopo, questa passione per la legislazione nell'ambito delle cose regionali. E agli amici consiglieri regionali dico guardate, questo è il momento per rimettere ordine a tutta la legislazione passata più che fare nuove leggi e fare i testi unici. Quindi per me votare sì significa riscoprire il senso profondo del regionalismo così come era stato pensato negli anni passati e come 15 anni di un parlamentarismo diffuso ha fatto in qualche misura perdere di vista. Pino Lombardo. Io sono scettico su questa positività. Allora, l'altra sera finisco una cosa del genere, c'è mio figlio che ha 10 anni e qualche mese e sta iniziando ad appassionarsi, cioè la vicenda Trump ha seguito le elezioni di Trump, l'ha colpito questo Trump e da allora sta seguendo e mi sta accompagnando ogni tanto. L'altra sera abbiamo finito, mi ricordo dov'era, si avvicina e dice papà ma quanto pensi di averne convertiti stasera?
Quindi non penso di convertire nessuno, però. No, non parlavo, esprimo la mia. Sono scettico che la riforma costituzionale rappresenti una semplificazione per quanto riguarda le procedure legislative. Anzi, secondo il mio di vedere, alcune si allungano, si complicano di più. No, basta citare, non lo so, la vicenda del Senato. Alla Camera una maggioranza, al Senato, al momento, per quella staticità senatoriale, no? Per il settennio dei senatori, ci può essere una maggioranza diversa da chi sta governando in quel momento, mentre se fossero fatte le elezioni normali le maggioranze potevano coincidere. Non è questo il discorso. Quello che volevo dire è questo: io non ritengo che sia una semplificazione, un allargamento della partecipazione popolare, come viene detto dai fautori del sì, è un aumento della democrazia, perché sotto la tesi della riforma costituzionale c'è un subprogetto, il progetto di eliminare proprio, di eliminare fisicamente le, come devo dire, lo dico in modo per capirci, le opposizioni. Perché si eliminano le opposizioni? Intanto perché determinano un premio di maggioranza assurdo, quando il principio che tutti dovremmo avere è quello che qualcuno prima di noi ci insegnò: una testa, un voto, e fece la rivoluzione francese. Ricordo Robespierre in questo caso. Il microfono pieno. E allora, questo meccanismo determina che il Parlamento italiano legifera, e quindi anche il regionalismo è subordinato agli obiettivi di chi governa, perché è vero che le regioni sono governate da Roma, ma sono governate non nel senso che diceva lei, che poteva essere un senso positivo, ma nel senso di gestire le economie, di canalizzare le economie, di determinare nuovi o vecchi ricchi, voglio dire, e le lobby del centro-nord determinano delle situazioni assurde. Perché il porto di Gioia Tauro non è fallito, tra virgolette, dico, questo è fallito, perché probabilmente le proposte che faceva in una certa fase il senatore Fuda di una specie di porto franco, se non ricordo male, avrebbero potuto aiutare uno sviluppo di quel porto e avrebbero potuto far superare tutte quelle pastoie che di fatto l'hanno relegato in una situazione, voglio dire, quasi indifendibile. Ecco perché io ritengo, cioè, mi approprio di qualche osservazione del fronte del no e la faccio mia per questo punto di vista, perché non credo che possa esserci quello sviluppo che lei dice in positivo, anche perché alcune situazioni previste nella norma, come quella della verifica costituzionale prima da parte della Corte dei Conti, è subordinata alla legge, mentre in questo momento diciamo così il testo della riforma prevede altre cose. Vengono aumentate e triplicate addirittura le firme richieste per proporre il referendum, da 50.000 si arriva a 150.000. Come si può parlare di allargamento? No, ecco. No, infatti avevo scelto questa diapositiva su due cose. Innanzitutto mi pare di ricordare che i fondi FAS per lo sviluppo sono stati presi dai governi precedenti per pagare le quote latte. Quindi il fatto che in questa Costituzione si parli di fondo di perequazione per le regioni più deboli significa una cosa importante, perché se ci fosse stato questo fondo di perequazione in Costituzione, l'intervento di un governo che prende i soldi del Mezzogiorno, aggiuntivi, non ordinari, e li usa per pagare le quote latte, questo poteva non succedere. Quindi insomma su questo potremmo discutere all'infinito. Seconda osservazione, una cosa che mi colpisce molto è che io non amo i sondaggi, ormai i sondaggi hanno dimostrato un po' di essere... La gente non risponde più ai sondaggi, ho l'impressione che la gente dica altro. Però ci sono delle cose che mi hanno colpito nei sondaggi, tre. Il primo è che... Scusi,
Siccome siamo in onda, cioè dovrà no, andare in onda, non possiamo dire sondaggio, non per altro. No, perfetto. Non dico il sondaggio sull'esito. Ok, perfetto. Sull'esito io non mi sono parata prima, non per altro. Sì, ci sono molte salate. Esatto. Io no, non parlo dell'esito del sì o del no. Okay. Ma ci sono tre dati che credo si possono dire. Uno, che gli anziani, le persone più adulte tendenzialmente vorrebbero votare sì. Che le persone più giovani tendenzialmente vorrebbero votare no. E mi sono chiesto onestamente, ma perché una persona adulta vuole votare sì o vorrebbe votare sì, una persona giovane vorrebbe votare no? E qui mi sono dato questa risposta, io la condivido con voi, poi è una possibile risposta, è che la persona adulta sta ragionando nella prospettiva dei propri figli, no, della persona, quella che voterà sì alla riforma, no? Sta ragionando nella prospettiva dei propri figli e dei propri nipoti. Avendo visto il sistema che non ha funzionato, dice cambiamo per farlo funzionare. I ragazzi invece che dicono no, io ho l'impressione che siano pieni di paura e tendono, quando si ha paura, no? Non c'è lavoro, non c'è futuro, non si capisce, tendi ad aggrapparti alle cose, no? Quindi c'è questa cosa, pure questa dimensione psicologica in questo momento, che incide e va al di là del testo costituzionale sul quale dovremmo riflettere. Sull'espansione invece degli spazi di democrazia, no, guardate, qua ci sono le cose, no? Allora, l'iniziativa legislativa non riguarda il referendum, riguarda per esempio la legge di iniziativa popolare. Si chiedono 150.000 elettori, erano 50.000, ma eravamo 30 milioni, o siamo 60 milioni di abitanti, quindi c'è. Ma soprattutto non è questo il punto centrale è che c'è la discussione e deliberazione garantita nei tempi, nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti. Io penso di aver votato in vita mia una quantità di leggi di iniziativa popolare, nessuna è mai stata discussa, ora invece in Costituzione c'è l'obbligo di discuterla. C'è ancora in Costituzione le altre due cose, il referendum propositivo e di indirizzo, che lascio un attimo da parte, che non, io personalmente se posso... No, sì, ma se posso essere franco, io dico che non sono un grande fautore del referendum, perché il sistema di democrazia rappresentativa ha una sua logica e una sua tenuta, se è vera rappresentativa. Quando poi si inseriscono meccanismi di democrazia diretta all'interno dei sistemi di democrazia rappresentativa, o si lavora col cesello o si rischia di creare problemi. Ma la cosa più importante è l'ultima. Altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali, cioè la Costituzione prevede una cosa che finora ci siamo tutti dimenticati, cioè la concertazione sociale. Del fatto che per esempio nel 93, nel 94, nell'83, nell'84 ci sono stati i grandi accordi di concertazione sociale tra i governi e le organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, quelli dell'83-84 hanno ridotto l'inflazione da due cifre ad una cifra, erano i governi di Craxi facendolo pagare a pantalone dopo con il meccanismo del debito pubblico, ma avevamo pure un'inflazione del 20-22%, che però l'inflazione è alta, ricordatevi, la tassa sui poveri, non su chi è. Quindi c'era un problema. Nel 93-94 governo Ciampi, presidente Ciampi, Gino Giugni ministro del lavoro, si fa questi due grandi accordi di concertazione sociale. Beh, insomma, a me pare che costituzionalizzare la concertazione sociale, e non solo dei sindacati che per mestiere, come dire, mi richiamano l'attenzione, ma anche delle altre formazioni sociali, associazioni di consumatori e quant'altro, io credo che sia un grande passo di democrazia questo tipo di spazi concessi alla consultazione all'interno dell'iniziativa legislativa. Attenzione, perché l'articolo di cui sto parlando è l'iniziativa legislativa. Io in questo momento non ho iniziativa legislativa, perché l'iniziativa legislativa è una cosa che la Costituzione attribuisce a soggetti qualificati. Io non sono consigliere regionale, quindi non ho l'iniziativa legislativa, mentre il consigliere regionale ce l'ha. La mia iniziativa è collegiale, quella della Giunta. No, quindi il potere di proporre delle leggi è un potere importante. Qui viene fatta l'iniziativa legislativa al popolo, viene proposto il referendum propositivo e di indirizzo e vengono costituzionalizzate le altre forme di consultazione e di concertazione sociale con le formazioni sociali. Io credo che questi siano spazi che dovranno camminare sulle nostre gambe, perché la cogestione, torno a dire, articolo 46 della Costituzione, era bellissima, non è mai stata attuata la norma sulla cogestione, sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. Quindi le norme possono essere bellissime e non attuate.
oppure le norme possono essere bruttissime, di difficile lettura e far funzionare le cose. È la differenza tra Costituzione formale e Costituzione materiale. Quindi io, il mio auspicio è che la semplificazione di quelle cose di cui abbiamo finora parlato possa consentire a questo Paese di fare un passo in avanti. Dopodiché non è che questo Paese, la Costituzione è un pezzo di carta, la frase che abbiamo letto prima, dobbiamo riempirla del nostro senso di responsabilità e del nostro impegno quotidiano. Allora, ecco, il punto centrale è andare a votare con grande senso di responsabilità, ma soprattutto, se mi consentite di dirlo, riscoprire l'impegno politico, che non c'è più, che non c'è, perché la gente preferisce voltarsi dall'altro lato, preferisce fare altro, riscoprire l'impegno di costruire la città comune, e questo è il problema reale. E io, da questo punto di vista, ho i sindaci davanti, li apprezzo molto, perché loro sono la frontiera di questo sentire comune e subiscono molte delle conseguenze di questa mancanza di senso della politica e della costruzione. Più che costruire c'è la rivendicazione, c'è delle volte soltanto la presentazione del disagio, rispetto ai quali i sindaci sono veramente disarmati. Ecco, io credo che questa sia l'occasione, e la serata di stasera me lo conferma, per riprendere a fare politica in questa regione. Non è vero che la politica la dobbiamo lasciare agli altri, non è vero che la politica è una cosa brutta, non è vero che i ragazzi non vogliono fare politica. Se la politica diventa chiudi gli occhi e costruiamo insieme, immaginiamo insieme come sarà questa Calabria fra 20 anni, io credo che tutti ritorneremo a scoprire il piacere di fare politica. Con gli occhi aperti e con i piedi per terra, con i piccoli passi. Sono quasi 2 ore, io chiederei, visto che innanzitutto non so se qualcuno vuole fare una domanda al professor Viscomi, se no, visto che prima l'aveva accennato, poi vi dirò semmai cosa non mi piace, qualcosa l'ha detto, però cosa non le piace sul finale. Io volevo chiedere sul finale, perché ho visto, come diceva prima Gemelli, perché votare sì, ma visto che lei prima l'ha menzionato, cos'è che non le piace? E poi se qualcuno c'è che vuole, il senatore, mentre lo dico, sì, cos'è che non le piace? Così io passo il microfono al senatore. Scusa Mauro se ti impallo. Una domanda più che altro tecnica. Ho visto, non l'avevo notato, quella norma, giustamente la tecnificata, si introduce in Costituzione l'obbligo per il parlamentare, sì, e per la Camera e per il Senato quella norma, sì. Allora, i consiglieri regionali che vengono eletti per il Consiglio regionale e per il Senato, sostanzialmente dovrebbero di riflesso avere lo stesso obbligo di frequentare le commissioni e l'aula nella regione. I sindaci, professor Viscomi, i sindaci, se sono sindaci di comune al di sopra di 5.000 abitanti, non hanno il tempo di respirare. Come può funzionare il Senato con tutte queste assenze? Ma infatti, proprio questo è il regolamento del Senato, la Costituzione dice. Uso questo. Allora, rispondo velocemente a questa. Il regolamento del Senato dovrà stabilire in quali casi l'elezione e la nomina alle cariche negli organi del Senato, ufficio di presidenza e quant'altro, possono essere limitate in ragione dell'esercizio delle funzioni di governo regionale o locale. Quindi il problema c'è, è forte, perché allora, se io dovessi guardare la mia esperienza di oggi, io non riesco a trovare un minuto per fare un'altra cosa, e già andare a Roma in commissione significa due giorni a settimana lì. Il Senato dovrebbe riunirsi molto di meno, quanto dicono, però questa è una scelta del Senato. Questo sarebbe stato tutto più semplice, ovviamente, però al momento c'è questo tipo di cose, quindi sarà un problema serio. Però è anche vero che l'altro giorno Tremonti ha detto in una conferenza stampa, in una trasmissione televisiva, che andrà al Senato lo scarto del politicume locale. Questa è una cosa pesante, senatore, perché pensare che consiglieri regionali, sindaci, siano politicume e che a quel punto andranno a Roma lo scarto di queste politicume dimostra in realtà quanto elitaria sia la concezione della democrazia di chi l'ha detto questa frase. C'è un'interpretazione, dice, più dell'interpretante che dell'interpretato. Però un problema oggettivo c'è.
perché chi ha organi, chi ha capacità di governo, responsabilità di governo qui in sede territoriale, difficilmente potrà garantire una continuità politica lì dentro, no? Anche perché c'è una diffusione dei problemi molto ampi. Questo è un problema serio, però c'è già un primo punto in Costituzione per cui non si possono accumulare cariche di governo. La norma che non mi piace è questa. È questa. Questa è una norma che parla alla pancia degli italiani, esclusivamente alla pancia degli, al sangue degli italiani. Il taglio alla politica economica. Il taglio ai gruppi politici presenti nei consigli regionali. Io qui dico una cosa molto semplice, per quello i soldi hanno due origini, diciamo, i soldi per, la politica costa, questo lo sappiamo ed è inutile, e lo dico io che politica non ne faccio, no? Però sono due le fonti, o sono pubbliche le risorse date alla politica o sono private, non si dà un terzo genere, o i soldi sono pubblici o sono privati. Ma se i soldi sono privati, qualche grosso punto interrogativo ci sta. Qui si dice che con questa norma non possono essere corrisposti rimborsi o trasferimenti monetari a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali. La risposta è sì, ma non ci saranno servizi anziché soldi. Vabbè, vedremo come si verrà. Però questa è una norma che parla alla pancia delle persone e dal mio punto di vista molto pericolosa. Perché per fare politica bisogna essere liberi. Se la mia attività politica è pagata da un soggetto privato, la mia libertà non c'è. E allora hai voglia di scrivere nella Costituzione senza vincolo di mandato. Guardate, con molta chiarezza, una cosa è le risorse, altra cosa sono l'uso delle risorse. Se io uso le risorse per comprarmi le mutande verdi di quelli là, beh, allora lì c'è una cosa diversa, è un uso improprio delle risorse, che non è un furto di soldi, né un furto di legalità, è un furto di fiducia nei confronti della politica, che spinge la gente a dire no, non faccio politica, ma quella è un'altra storia. Allora fai i controlli, metti la Corte dei Conti, manda alla Corte dei Conti i bilanci ogni 6 mesi, esattamente le norme che abbiamo introdotto. Ma quella è una storia diversa, l'uso. A me fa paura questa idea per cui la politica debba essere gestita senza costi. Io personalmente credo che una norma di questo genere sia estremamente pericolosa e perciò non la amo molto. Ma tutto sommato, mettendole insieme nel calderone, io devo dare un giudizio di sintesi. Ecco, singole norme potrei dire no, ma sinteticamente, esprimendo un giudizio, dico va bene, affronteremo anche questa questione, vedremo di trovare delle risorse, però io credo che sia il caso di rispondere sì al quesito del 4 dicembre. Un giudizio alla Prodi, sì, in qualche misura Prodi. Sì, professore, presidente, brevemente. Io, dovendo votare sì o no, voto sì, ma con alcune riserve, come diceva il professore stesso. Volevo fare due domande, una un po' di fantapolitica e una di tecnica. Quella di fantapolitica è questa: considerato che sarà il risultato, visto che ci sono anche dei medici in sala, un parto senza ecografia. Parto? Un parto senza ecografia. Quindi non sappiamo cosa sarà, se sì o no, questo voglio dire. È un parto senza ecografia, il risultato che ci sarà lunedì. Cosa farà secondo lei, Presidente Renzi, sia nel caso di vittoria che di sconfitta? Secondo me in tutti e due i casi si dimetterà. In caso di sconfitta si dimetterà perché ritiene giusto che è finito il proprio mandato per cui aveva avuto, con il discorso del Presidente della Repubblica di fare le riforme, e quindi vorrà eventualmente avere un nuovo mandato. Se vince si dimetterà lo stesso, secondo me, perché riterrà chiuso era nato questo governo per quanto riguarda fare le riforme, li considera chiuse e si dimetterà, ma non per andare a casa, per avere evidentemente un altro mandato per fare anche una ripulista del governo, secondo me. La domanda tecnica è questa: cosa farà? Elimina le opposizioni. per quanto riguarda il Senato, io l'altra sera l'ho detto pure, credo che sia molto sbilanciata
su un potere di maggiore rappresentanza delle regioni, che potrebbe creare anche un braccio di ferro governativo, perché alle regioni, diciamo che in un certo senso toglie molto questo. A mio avviso doveva essere in modo paritario il Senato tra rappresentanti dei comuni e non di sindaci solamente, ma di amministratori, perché come diceva qualcuno prima, il sindaco al di sopra dei 5.000 abitanti diventa anche difficile poter fare il senatore. Quindi avere un rapporto paritario tra senatori e tra consiglieri regionali e amministratori dei comuni, perché può diventare, per le cose che contano, un blocco, secondo me, di bloccare anche l'attività le regioni se si mettono di traverso su alcuni temi che vanno ad essere indeboliti, ovviamente. Le domande di Pino Baracalli sono veramente complicate, dovrei avere la sfera di cristallo per rispondere a queste domande. Io non so cosa farà Renzi la sera o la notte del 4 dicembre, non ne ho la più pallida idea. Devo dire che è cambiato però il tono della domanda, perché forse qualcuno lo ricorderà, credo 3 settimane fa fu intervistato da RTC e mi si pose la domanda: ma i maggiorenti del PD che votano sì, che dicono di votare sì, voteranno sì o voteranno no? Quindi vuol dire che già qualche passo avanti l'abbiamo fatto da questo punto di vista, nel senso che io non ho la più pallida, è veramente un referendum incerto questo. L'esito di questo referendum è veramente al di là dei sondaggi di cui non possiamo parlare, ma è veramente, anche perché i sondaggi di cui non possiamo parlare hanno sempre un range di un delta, diciamo, di rischio che spesso che arriva fino al 5-6%, per cui è facile andare sopra o sotto il 50%. Quindi io non lo so che cosa deciderà Renzi. Lui ha messo in campo questa riforma costituzionale portando a casa il mandato che però gli è stato conferito fin dall'inizio, quello di portare a casa le riforme che per tanti anni abbiamo cercato di realizzare, riforme che erano nell'Ulivo, riforme che erano nei documenti della CGIL, riforme su cui si poteva anche lavorare diversamente, si poteva lavorare meglio sulla forma grammaticale, sulla forma sintattica sicuramente. Però questo, io, certo, se devo stare chiuso in una libreria, in una scrivania, su una scrivania a scrivere una legge, forse è facile, ma guardate che il dinamismo parlamentare è complicato, cioè le dinamiche parlamentari sono complicate. Che il sì possa risultare vittorioso per l'interesse nazionale sui mercati finanziari europei e mondiali. Lo so bene che lui reagisce su questa cosa, però è uno degli argomenti su cui negli ultimi tempi qualcuno ha richiamato l'attenzione, ma lo cito ora semplicemente, ma senza approfondirlo, questo tipo di argomento. Mi fa piacere però che Pino Baracalli mi dice mancano gli amministratori, perché lui parte da un'esperienza non solo di amministratore, di sindaco, parte da un'esperienza in ANCI e ora mi pare di ricordare anche nella Bruxelles, sul comitato dei comuni, delle regioni, del comune e tutto il resto. Questo è un punto centrale della nostra realtà. Però ve lo posso chiedere ai sindaci presenti in sala, ma l'ANCI Calabria dov'è? Perché io da un anno ho chiesto all'ANCI Calabria: mi date una mano per riscrivere la legge del Rio per la regione Calabria? E io questa mano non riesco ad averla. Dov'è questa? Perciò dico, cioè, se delle volte noi costruiamo dei modelli ma poi non funzionano perché ci impantaniamo noi stessi. Allora, il ruolo dei comuni, il ruolo degli amministratori, dei piccoli amministratori, è veramente importante, perché la gran parte dei comuni italiani è fatta da piccoli comuni, e devo dire la verità che il sindaco di un piccolo comune ha difficoltà che la RAGI a Roma neanche conosce e non riesce a visualizzarle. Però abbiamo bisogno anche di organismi rappresentativi che facciano sentire il peso, la voce di queste cose, a destra e a sinistra. Non sto parlando, non è una questione di politica, sto dicendo che bisogna creare rappresentanze di quelle formazioni sociali di cui si parlava prima, perché l'unico modo per consultare il CAL, Consiglio delle Autonomie Locali, no? Quando è stato nominato l'altro giorno, insomma un mese fa, ma ci è voluto bella fatica per costituire il CAL, che pure è un organo, se ricordo bene, statutario della Regione Calabria. Allora, ben vengono momenti di rappresentanza e di ascolto di tutte le realtà amministrative, ma queste non possono essere fatte dalla legge. Le leggi qui servono poco,
servono dalla sensibilità, dalla capacità di non di vincere, ma di convincere, di parlare, di dialogare, di costruire questo modello che per me è appunto quello che dicevo prima, la politica più alta. C'è il sindaco di Locri Calabrese. Grazie professore per questa piacevole serata. Io ho qualche perplessità, anticipo che voterò no, risaputo, ma voto no sinceramente perché non vedo che da anni ormai il problema principale dell'Italia è diventato la Costituzione. Si pensa di cambiare la Costituzione cercando di cambiare il futuro degli italiani. Ora sinceramente l'Italia, questa Costituzione ha funzionato, andava bene per tantissimi anni, l'Italia stava bene. Non penso che sia un problema di cambiare la Costituzione. Poi sinceramente anche un'altra cosa, io c'è una cosa che condivido in questa riforma, cose che non, devo essere sincero, non le condivido, non le ritengo utili, però oggi sono obbligato come cittadino a prendere il pacchetto, sì o no? E non è una cosa secondo me rispettosa nei confronti dei cittadini. Un'altra cosa, un altro dubbio che ho, la Costituzione in Italia ha funzionato, non ha funzionato in Calabria, nella Locride in modo particolare. Alcuni diritti fondamentali della Costituzione, magari quelli previsti nei 12 articoli della Costituzione, tipo il diritto al lavoro, il diritto alla salute, su questo territorio non hanno mai avuto applicazione. Quindi oggi cambiamo questa Costituzione e domani avremo il lavoro, avremo il diritto alla salute? Penso di no. Ecco perché. Poi apprezzo il fatto che lei ha contestato anche la campagna elettorale che ha fatto il sì, che è stata anche un po' di cattiva informazione nei confronti dei cittadini. Non accadrà nulla domani, nel senso che probabilmente verrà a vincere il sì o vincere il no. A mio avviso, per noi cittadini, per noi amministratori, le conseguenze saranno minime. Sono convinto che in Italia ancora, per far ripartire l'Italia, non penso, non ritengo che sia il problema quello della Costituzione, anche se qualcosa andrà fatto. Ma qui si tratta di riformare lo Stato partendo da Camera e Senato fino ad arrivare fino agli enti locali, e non è una cosa semplicissima. La colpa sicuramente, ritengo, è della politica in ogni caso, e dei partiti che non ci sono più, hanno avuto un'evoluzione stranissima questi partiti, e oggi se basta pensare che ognuno è titolato a crearsi un partito, come spesso sta accadendo. Una volta quando i partiti gli ha fatto riferimento al suo piccolo paese, quando c'erano le 5-6 sezioni, stavamo tutti meglio. Oggi ognuno, chi non condivide un'idea, una cosa, si fa un nuovo partito ed è pronto a ricattare una maggioranza politica sia al governo, sia alla regione, come abbiamo visto purtroppo in questi anni. No, una cosa veloce, io più che contestare la campagna elettorale, io dico che la campagna elettorale ha seguito la pancia del paese, i costi, la riduzione dei costi, no? Io credo che la politica, la funzione della politica non sia quella di seguire il paese. I sondaggi sono sbagliati, la politica deve guidare il paese, non è il consenso, cioè il politico deve accettare il rischio dell'impopolarità, ma perché sta proponendo un modello di guida di questo paese. Noi sono 20 anni che prima guardiamo i sondaggi, che mi dicono i sondaggi se dico questa parola, allora mi vesto con questo giacca, mi metto quella cravatta e tutto il resto. Ah, io contesto che la politica debba seguire la pancia, la politica deve parlare alla testa e al cuore delle persone, quindi deve cambiare parole, perché sono 20 anni che noi sentiamo parole che non parlano né alla testa né al cuore delle persone, e questo, se non riusciamo a farlo, dopodiché vogliamo parlare alla pancia, parliamone pure, però a me non interessa, cioè io ne parlasse Salvini, e non è il mio modello di politica per quanto riguarda il primo punto. Il secondo punto, non è che modifico la riforma e arriva il lavoro o arriva la sanità, questo è chiaro, no? Non è poi così immediata il ricorso, però volenti o nolenti noi non possiamo negare che da 1 anno, 2 anni che stiamo avendo delle riforme significative, contestabili. Io spesso scherzando dico che quando tornerò in università forse non troverò più il diritto del lavoro, perché non so dove l'hanno mandato, no? Però un po' dello scherzo fino a un certo punto, perché così è. La riforma Maria da cui abbiamo preso le mosse stava rivoluzionando scia, enti di ricerca, camere di commercio, dirigenza, l'universo mondo stava revisionando, no? Quindi in qualche misura
i cambiamenti in questo paese stiamo cercando di realizzarli difficilmente, è veramente difficile cambiare questo paese perché l'inerzia è dura da vincere. Possiamo condividerle o non condividerle, potremmo migliorare questi cambiamenti se in questo paese abbandonassimo questa maledetta, come dire, a me stasera, io sono contento stasera, no? Perché sapevo le posizioni, quindi non, però è stato un discorso giusto, è stato un dialogo in cui io non mi sono sentito offeso e ho cercato di non offendere nessuno. Ma è possibile che in questo paese la prima cosa che si fa è offendere la persona che la pensa diversamente? Cioè questo non può continuare così. Questo è il punto più doloroso di questo momento storico in questo paese. Se io apro i social e vado a leggere i no, o le persone che leggono, che dicono di votare no, ma più che argomentazione trovo affermazioni non argomentate, spesso molto, molto offensive. Noto invece un pudore, non capisco perché, di chi vota sì, che non lo dice, tende a non dirlo. Questa è una cosa, un'altra cosa strana, sui social, quindi su Facebook per intenderci, o su Twitter. Non cambierà tutto da un giorno, dall'oggi al domani. Cambierà tutto dall'oggi al domani se lei che ha votato no e io che voterò sì, il 5, staremo insieme, perché il problema della sanità a Locri non è un problema della Costituzione, è un problema dei cittadini che vivono a Locri, quindi è un problema mio, è un problema suo. Se io e lei il 5 stiamo di nuovo insieme per combattere su come tutelare le aree archeologiche di Locri senza farle, come dire, sparire nei musei di altre realtà, come abbiamo fatto, come ricorderà, grazie ad Annalia, all'intervento di Annalia per il Cavaliere di Marafioti, che giustamente ha fatto un passaggio qui prima di andare in altra sede. Allora è questa che io intendo come interesse nazionale, perché ci possiamo discutere, litigare, a me piace di più quella stanza e quell'altra stanza piace a lei, ma la casa ce l'abbiamo la stessa, e questa casa è la Costituzione. Se questo significa cambiare testa, va bene, cambiamo testa. Io sono pronto a cambiarlo, ma è pronto anche lei a cambiare testa, l'ha dimostrato 100.000 volte, perché ci siamo incontrati 100.000 volte su problemi comuni delle persone, non delle liste politiche o dei partiti, no? Quindi questo è. Allora, il referendum è l'occasione per riscoprire, non si vede più bene perché ovviamente è, ma questo stemma della Repubblica. A me la parola Repubblica piace, ecco perché mi piace Senato delle Repubbliche, non inseguo il Senato delle Autonomie, perché questa Repubblica è una e indivisibile, la possiamo pensare in modo differente, ma siamo sulla stessa barca, siamo sullo stesso interesse nazionale, siamo nello stesso stellone, che ci porti fortuna, perché il mondo sta cambiando e sta cambiando velocemente, e noi ho l'impressione che invece stiamo guardando spesso al Novecento, o peggio in alcuni casi all'Ottocento, ma le cose vanno avanti. Chiudo semplicemente, come dire, avete visto il contratto dei metalmeccanici? Beh, il contratto dei metalmeccanici con due firme hanno messo nel nulla, diciamo così, hanno superato un secolo di storia contrattuale dei metalmeccanici, quindi vuol dire che quando stiamo con i piedi per terra e capiamo il contesto in cui ci troviamo ad operare, siamo pronti ad affrontare le migliori sfide di questo mondo e le vinciamo se ci mettiamo insieme. Se invece continuerà il conflitto, e allora a questo punto vuol dire che avremo poche cose da fare, se non quella di starsene a casa e di vedersi i cartoni animati con i propri figli. Io ringrazio il professor Viscomi e ringrazio i giornalisti per Lombardo Gazzetta del Sud, Antonio Ricchio, Corriere della Calabria, e Bruno Giomelli del Quotidiano del Sud. Ringrazio le emittenti delle mie, ringrazio l'avvocato Capogreco della Tenuta del Palazzo che ci ha ospitati. Ricordo semplicemente che questa sera alle 21.30 sarà in onda sul canale 85 appunto questo può essere anche definito un confronto, quindi tra le ragioni del sì e le ragioni del no, ecco, effettivamente in senso pieno, benissimo, confronto delle idee, canale 85, lo ricordo, regionale, e per la prima volta anche in diretta a Facebook. Grazie a tutti e buona serata.